Bene, buonasera a tutti e a tutti, sono Massimo Leone, direttore di ISR, il Centro per gli Studi Religiosi della Fondazione Bruno Kessler. Questa sera, questo pomeriggio tardo, sono molto speciali perché si intersecano alcuni appuntamenti cui teniamo molto. Innanzitutto prosegue il nostro seminario avanzato di riflessione su enchantment and disenchantment in religion and ethics, che è il tema del centro per il 2024, con una serie di seminari, conferenze e poi un convegno finale che avverrà, come sapete, alla fine di novembre. Intersechiamo però questo seminario con le attività di Podrest, che è il dottorato nazionale in studi religiosi, e in particolare di uno dei suoi curricula, vorrei dire il curriculum su trasversalità e ricerca di frontiera. Quindi abbiamo il piacere di avere tutto intorno a noi, sia in presenza sia virtualmente, i dottorandi e le dottorande del 38esimo del 39esimo ciclo, che ringrazio per la loro partecipazione. Che saluto. E poi soprattutto festeggiamo un evento per noi importante che è quello della possibilità di discutere attraverso la riflessione con due ospiti di eccezione a proposito di un tema per noi importante, vale a dire la filosofia degli schermi, l'estetica degli schermi, la teologia degli schermi, e sfruttando poi come occasione la pubblicazione recentissima nella versione italiana di un volume che i nostri due ospiti, che adesso presenterò, vale a dire Mauro Carbone e Graziano Lingua, avevano già pubblicato in lingua inglese, ma che appare adesso per la Lewis University Press con il titolo di Antropologia degli schermi: mostrare, nascondere, esporre, proteggere. E, tra l'altro, ringrazio come sempre la nostra biblioteca, il personale della nostra biblioteca e il direttore di beneficio di Mauro Carbone e degli altri che sono collegati, organizza sempre per questi incontri una vetrina di volumi che si trovano nella nostra biblioteca e che sono collegati al tema dell'incontro. Forse ti posso chiedere di prendere il volume pubblicato in inglese. Credo che ci sia il volume di Graziano. No, forse no, cos'è che è in basso? Sì, però non lo abbiamo ancora acquisito, no, non lo abbiamo. Comunque va bene, grazie. Ecco, dunque, diciamo che si intersecano queste diverse occasioni e dunque sarà una riflessione attorno a delle conferenze che saranno presentate dai due autori, da Carbone e Graziano Lingua, ma che saranno poi spunto di una riflessione più generale e spero anche collettiva attorno a questo tema che abbiamo scelto per il pomeriggio, per la serata, e cui abbiamo dato il titolo di Divinità Digitale, l'intersezione tra religione e cultura dello schermo. Ringrazio in particolare il professor Mauro Carbone perché si collega con noi da Pechino, dalla Cina, con tutte le difficoltà che io conosco bene e che ciò comporta. Voglio presentarlo brevemente per non togliere spazio al suo intervento. Mauro Carbone è un filosofo italiano molto noto, non soltanto in Italia e in Europa, ma come avete visto nel mondo intero, si è richiesta la sua opera, ed è specializzato in estetica contemporanea, teoria dell'immagine e cultura visiva. Dal 2009 è stato professore ordinario di filosofia presso l'Università Jean Moulin di Lione 3. In sintesi, il lavoro di Mauro Carbone
si concentra sulla fenomenologia di Maurice Merleau-Ponty, sulla riflessione estetica e filosofica a proposito dell'esperienza percettiva artistica. È una traiettoria molto ampia che certo non posso riassumere in questa occasione, ma che è stata suggellata da diversi premi per le sue ricerche. È sicuramente una delle figure di spicco a livello mondiale per lo studio dell'estetica e della filosofia dell'immagine. Ed è, credo, forse, il filosofo dello schermo, in assoluto. Lo ringrazio molto, gli do subito la parola, siamo molto contenti, Mauro, di ascoltarti. Tra l'altro aggiungo, con un po' di orgoglio, credo, da parte mia, e penso anche di Graziano Lingua, che è il direttore del mio dipartimento, che Mauro sarà professore invitato presso l'Università di Torino nell'anno accademico 2024-2025, dove torna, dopo essere stato già professore visiting, in un periodo però ancora toccato dalla pandemia. Mauro, ti cedo la parola, poi presenterò anche Graziano, prima del suo intervento. Buon pomeriggio a tutti, ti ringrazio moltissimo Massimo, innanzitutto per il tuo invito e poi per questa generosissima presentazione. Sono senza retorica molto felice di poter essere qui con voi, sia pure in presenza virtuale, anche perché è la prima presentazione che facciamo io e Graziano del nostro volume, e quindi è un appuntamento particolarmente significativo e mi pi fa piacere per molti motivi che questo appuntamento particolarmente significativo sia stato propiziato da te. E di questo ancora ti ringrazio. Dunque, come vedete dalla prima slide, io ho preparato questo PowerPoint che non gestirò io, sarà gestito dal professor Leone, quindi mi sentirete dettargli i cambiamenti di slide. Come vedete dalla prima slide, io ho scelto come titolo del mio intervento, il recinto sacro degli schermi. Vedremo nel corso del mio intervento di che cosa si tratta. Questo mio intervento è un intervento che in realtà non parte dall'ultimo libro, Antropologia degli schermi, che abbiamo scritto io e Graziano Lingua, ma la prende un po' più da lontano. Quindi parte da quello che percorsi, da alcune ricerche che io avevo già svolto nel mio libro precedente dedicato al tema degli schermi, ossia Filosofia schermi dal cinema alla rivoluzione digitale, edito da Raffaello Cortina nel 2016. In questo libro, quando io ho scritto quel libro, le ricerche intorno agli schermi erano ancora abbastanza agli inizi. Ancora pochi si erano occupati di cercare di scavare nella genealogia del dispositivo schermico e delle nostre esperienze schermiche. Uno di questi, slide 2 per favore, era Lev Manovich, in un testo, vedete, del 2000, un testo ormai classico, Il linguaggio dei nuovi media, il quale dedicava un paragrafo appunto alla genealogia degli schermi, nel quale sottolineava la continuità tra lo schermo del computer, lo schermo cinematografico e la tela pittorica che veniva collegata alla metafora della finestra aperta di Leon Battista Alberti, su cui adesso andremo a soffermarci un po'
più da vicino. Quando ho letto questa genealogia di Lev Manovich, sono rimasto colpito dal fatto che lui caratterizzasse gli schermi come un fenomeno intrigante, vedete la frase che ho citato adesso è messo in rosso, caratteristico della cultura visiva dell'età moderna. Di cui appunto, in base a questa sua genealogia, la metafora albertiana della finestra aperta, slide 3, costituiva un punto di partenza, quello quanto Manovich chiamava lo schermo statico. Ecco, qui vedete appunto la frase della pittura di Alberti cui Manovich fa riferimento come in qualche modo una metafora fondativa, secondo lui, dell'idea stessa di schermo come idea moderna, dove io debbo dipingere, scrivo un quadrangolo di retti angoli quanto grande io voglio, il quale reputo essere una finestra aperta per donde io miri quello che qui sarà dipinto. Alberti non ha fornito un disegno, a differenza di altre occasioni, di quanto qui voleva intendere. Quindi, per darvi un'idea di questo, slide 4, ricorro ad un'illustrazione di un trattato sulla pittura di 40 anni più tardi di Dürer, l'insegnamento della misura, che si proponeva proprio di diffondere l'insegnamento di Alberti e il suo modo di concepire la pittura nell'ambito degli addetti ai lavori, cioè dei pittori europei dell'epoca. Qui vedete più o meno questa idea della finestra che Alberti aveva introdotto con la sua metafora di 90 anni prima. Ecco, come vi dicevo, per Manovich questo è un punto di partenza assoluto, nel senso che a suo avviso gli schermi sono un fenomeno intrigante tipico dell'epoca moderna. Questo suo giudizio, un giudizio che a me non sembrava convincente, e il mio problema era quello di come trovare un modo per andare più indietro, a trovare le tracce di esperienze schermiche al di qua appunto della metafora albertiana. E mi è successo, slide successiva, di aver trovato il modo per andare appunto, come dicevo, più indietro in un testo di uno storico dell'arte francese che si chiama Daniel Arras, il quale, proprio riferendosi al passo di Alberti e alla sua edizione, alla sua versione latina. Nella versione latina compare il verbo contueatur, che in quella italiana che abbiamo letto prima è reso con io miri. Ebbene, Daniel Arras dice: io amo tradurre quel contueatur con il verbo contemplare, e nella contesto della frase di Alberti. Mi spiega perché lui fa questa scelta del verbo contemplare, perché è una parola nella quale è iscritto
detto il termine templum, e il termine templum è il termine che designava il quadrato o il rettangolo, scrive Alas, che gli aruspici romani disegnavano con il loro bastone nel cielo per aspettare di vedere come sarebbero passate le aquile. Della direzione del numero delle aquile e della loro velocità, la ruspice poteva dare tale o tal'altra interpretazione di quanto era detto da quei segni. Ecco, quindi vedete come attraverso questa proposta traduttiva di inserire il verbo contemplare nel passo di Alberti, Arras suggerisca di concepire il gesto col quale il pittore disegna il quadrilatero nel quale poi inscriverà la sua pittura come un gesto che in qualche modo richiama quello degli aruspi. Slide successiva, quando dovevano circoscrivere quello spazio chiamato templum che costituiva la zona destinata alle divinazioni e che veniva tracciato al suolo o pure prima in cielo, poi al suolo, spesso nel punto di intersezione del cardo e del decumano. Slide successiva. Quindi, appunto, come accennava Arras, all'interno di questo spazio, l'avvistamento del volo degli uccelli, la ornitomanzia acquistava un valore particolare e quindi questo valore consentiva di trarre degli auspici agli aruspici che erano a questo scopo preposti. Torniamo quindi al parallelismo che Arras suggerisce e istituisce attraverso la sua proposta di parlare di contemplazione nel caso della pittura. E leggiamo un altro passo del suo testo, nel quale un'altra parola chiave fa capolino, la parola delimitazione. La nozione di delimitazione di una zona, questo gesto della ruspice, ma anche questo gesto di Alberti. All'inizio nel cielo, poi al suolo, in quanto templum, istituisce un luogo del sacro e quindi istituisce nel caso della pittura un templum, nel caso del quadrangolo albertiano, un templum dove si va a contemplare la composizione. Mi interessa sottolineare, oltre al termine contemplazione, ovviamente il termine delimitazione, e passo alla slide successiva, perché è un termine chiave per il senso di ciò su cui stiamo soffermandoci. E ritorna infatti in questo passo di una commentatrice di Arras e specialista della cultura visiva, che è Louise Chabanier, la quale scrive che allorché viene depositata sulla superficie del quadro delimitata
da bordi rettangolari, la pittura in quanto materia, quella che si fa uscire dal tubo di pittura, diventa altro. Ecco, il gesto che e il senso che ci stanno più a cuore. E il fatto di iscrivere delle tracce all'interno di una superficie delimitata e in questo senso alla quale si è attribuito un valore particolare fa sì che queste tracce acquisiscano un valore particolare, acquisiscano il valore di segni e quindi diventino in questo senso altro significante oggetto d'arte, d'ammirazione e di interrogazione. La pittura non è soltanto pittura, scrive Charbonnier, l'uomo vi mette qualche cosa in più, al reale aggiunge dell'immaginario e del simbolico, allorché il pittore posa il suo pennello intriso di pittura sulla tela e gli lascia, per così dire, dei segni da indovinare. E qui, ovviamente, Charbonnier, utilizzando il termine indovinare, fa una strizzatina d'occhio al discorso di Arras, ossia al parallelo che Arras aveva istituito tra il gesto che circoscrive la tela pittorica e quello degli aruppici che circoscrive il templo. In entrambi i casi ci sono appunto degli elementi che appaiono, ma che essendo stati inscritti in questo spazio particolare, assumono un valore eccedente, il cui senso va appunto indovinato. Ecco, eccedente è un termine che non compare nei commento né nelle frasi di Arras né nel commento di Charbonnier, è un termine che però a me sembra molto significativo per descrivere tutto l'umanismo che Arras vuole delineare, cioè si delimita un certo spazio e quanto sta all'interno di questo spazio non vale soltanto per quello che è, ma assume un valore che lo eccede. Ed è appunto questa eccedenza ciò di cui va prevista attraverso la divinazione la valenza. In questo senso, come vedete nell'ultima parte di questa slide, possiamo dire che quanto appare su questa superficie così delimitata, che è quanto chiameremo schermo, non è soltanto ciò che appare, ma appunto eccede il mero apparire. Slide successiva. Il fatto che gli schermi siano quindi questi spazi delimitati, ma all'interno dei quali quanto appare assume un valore eccedente, fa sì che non possano essere considerati dei meri oggetti, ma, sottolineavo io in filosofia schermi, vadano considerati piuttosto dei quasi soggetti, sia dotati di una loro autonomia, di una loro specifica agentività e dotati di un potere particolare che è un potere peculiare di seduzione, parola che
Accordo, letteralmente significa la capacità di condurre con sé. Pensate al Don Giovanni di Mozart, alla sua capacità di seduttore quando incontra Zerlina di convincerla a seguirlo. Ecco, gli schermi sono dei quasi soggetti che operano una seduzione di questo genere, convincendoci o cercando di convincerci a seguirli e a seguirli in una dimensione appartata ed eletta insieme, nella quale in qualche modo ci promettono che potremo confonderci con loro e questa promessa è una promessa che segue delle modalità storicamente, culturalmente e tecnologicamente variabili, ma che in qualche modo si ricollegano a quella idea di eccedenza rispetto all'apparire che abbiamo già sottolineato con la nozione di tempo. Slide successiva. Ecco, qui si fermava il suggerimento di Arras, quello di tornare da Alberti indietro fino appunto agli Aruspici romani, ma a quel punto mi sembrava il caso di fermarsi al Templum Romano, anche perché è l'usanza di investire un certo spazio di un rapporto privilegiato con una verità da divinare, è un'usanza che può essere riscontrata anche in testimonianze più antiche di quella costituita dal Tempio Romano. Per esempio, la si può ritrovare nella Edra, che nell'Agamennone di Eschilo riveste l'analogo significato di un luogo ritenuto sacro per l'osservazione degli uccelli, o nel Temenos, il recinto sacro da cui ho preso spunto per il nome di questa comunicazione. Per il titolo, scusate, di questa comunicazione, Temenos, che è un termine greco significativamente derivante dal verbo temno, che significa tagliare, e questo tagliare è chiaramente all'origine di quel delimitare per eccedere di cui abbiamo parlato fin qui, e infatti sembra essere all'origine anche del termine Templum. Ma possiamo continuare a tornare indietro nel rintracciare appunto queste usanze che consistono nell'investire certi spazi di un rapporto privilegiato con la verità. Possiamo, e sono alla slide numero 13, riscontrare questa usanza, per esempio, anche nelle pratiche divinatorie sui fegati di animali in Mesopotamia oppure sui carapaci di tartarughe in Cina. E qui io segnalo che questa è una citazione da uno scritto di Anne-Marie Christin. E se leggo bene le biografie del professor Massimo Leone, è stata una
sua maestra, e quindi sono particolarmente da un lato contento, dall'altro curioso di citarla. Mi piacerebbe sentire da lui di più su questa scusa che io ho scoperto insieme con Graziano soltanto pochi anni fa, mentre stavamo scrivendo il libro di cui presentiamo stasera l'edizione italiana, Antropologia degli schermi. Ecco, il discorso di Christin che mi interessa qui sottolineare è che lei, nel citare appunto il fegato di certi animali o il carapace delle tartarughe, sottolinea come dietro questa mostra cognitiva che consiste nel considerare questi spazi come degli spazi nei quali sono iscritti dei segni che si tratta di indovinare o di divinare, facciano emergere quello che lei chiama un pensiero dello schermo, cioè l'idea appunto di questa superficie, di questo spazio delimitato ma eccedente. La cosa che interessa inoltre sottolineare in questo discorso di Anne-Marie Christin è che la sua idea dello schermo è un'idea secondo cui lo schermo primordiale che gli uomini hanno investito di questo valore eccedente di cui stiamo parlando è il cielo stellato. E su questo mi interessava sottolineare il pensiero di Christin, perché da questa idea io e Graziano Lingua ci discostiamo nel nostro testo in Antropologia degli schermi, in quanto questo tornare indietro che Anne-Marie Christin conduce fino a parlare del fegato di certi animali, del carapace, delle tartarughe, eccetera, eccetera, ci fa pensare piuttosto al corpo come protoschermo che al cielo stellato come protoschermo. Quindi la nostra idea, una delle idee di fondo del nostro libro, è appunto che la prima esperienza schermica che abbiamo sia quella del nostro corpo, e in particolare del nostro corpo in quanto schermo che produce un'ombra, come nel caso che adesso vi mostro tramite questo video. Ecco, vedete come la scoperta dell'ombra faccia tutt'uno con la scoperta del proprio corpo come schermo, e in questo senso ci sembra lineare tornare all'indietro fino a proporre questo come protoschermo. Peraltro, e passo alla slide successiva, il mio soggiorno cinese mi ha consentito di lavorare un poco sul carattere Ping
che è il carattere che significa schermo, scoprire che questo carattere non significa soltanto schermo, ma significa anche ombra, e quindi in questo senso ben si adatta alla proposta teorica che io e Graziano Lingua abbiamo fatto nel nostro libro, di appunto individuare nel corpo umano, nella sua esperienza dell'ombra, l'esperienza primordiale dello schermo. Del resto, questo collegamento tra l'ombra e il corpo, che è poi all'origine anche della connessione tra l'ombra e lo schermo, pensiamo al teatro delle ombre, la si può rilevare anche in greco antico, dove il termine schia, che designa l'ombra, possiede la stessa radice etimologica del vocabolo schenos, che da parte sua poteva designare il corpo stesso, se inteso nel senso figurato di involucro dell'anima. E questo ci porta quindi a vedere il nostro corpo non solo come protoschermo, ma anche come, possiamo dire, prototempio, secondo una tradizione che possiamo rintracciare appunto anche nella cultura greco-antica, in cui il corpo umano è, secondo un aforisma comunemente attribuito a Ippocrate, definito un tempio che come tale va curato e rispettato sempre, ma anche e soprattutto questa idea del corpo come tempio la ritroviamo nella cultura espressa in lingua greca dal cristianesimo, come in questo passo del Vangelo di Giovanni, dove appunto Gesù dice: distruggete questo tempio, parlando del proprio corpo, e in tre giorni io lo farò risorgere. Ecco, quindi anche in questo modo troviamo degli altri elementi che hanno confortato la nostra idea di risalire fino al corpo come proto schermo e anche come proto tempio, e ci è sembrato molto significativo ritrovare questi elementi riuniti in una maniera particolarmente intensa ed efficace nell'opera di Fabio Mauri, artista che ha lavorato molto sul tema degli schermi negli anni 70, e che ha fatto questa installazione a Bologna, della quale rimangono soltanto 7 fotografie splendide, chiedendo al suo ex compagno di liceo Pierpaolo Pasolini di prestarsi per questa performance, che consisteva nel proiettare il Vangelo secondo Matteo di Pasolini sul corpo di Pasolini medesimo. Quindi in questa installazione ritroviamo l'idea del corpo come schermo, anche nella valenza di sacertà che questo può comportare. Passo alla successiva slide, con uno sbalzo probabilmente un po' traumatico, perché da Pasolini passiamo
a immagini di tecnologia indossabile, ma quello che sto cercando di suggerire è adesso degli elementi di continuità in avanti, non più all'indietro come ho fatto fin qui, cioè sto cercando di trovare degli altri segni in cui ritorni questa pratica di usare il nostro corpo come schermo che abbiamo visto appena esibita nella performance di Fabio Mauri. Ecco, questa idea di usare il nostro corpo o parti di esso come schermo la ritroviamo in certi device di wearable technologies, dove appunto certi organi del nostro corpo funzionano come organi connessi. Slide successiva. Lo vediamo chiarito per quanto riguarda i Google Glass, cui l'immagine precedente si riferiva, in questa slide, dove nella parte destra troviamo l'infografica che spiega appunto il funzionamento dei Google Glass, e nella parte sinistra troviamo commento, spiegazione di questa infografica che precisa come, malgrado quanto nella immagine precedente si potesse credere, ossia che nel caso dei Google Glass o di occhiali a realtà aumentata, la lente dell'occhiale fungesse da schermo sul quale compaiono le informazioni che ci vengono trasmesse, le cose non stanno così. Non è sulla lente che vengono proiettate le informazioni, anche perché sarebbero troppo vicine al nostro occhio e quindi la loro percezione sarebbe impossibile. Quello che succede invece è che attraverso un prisma montato sulla stanghetta dell'occhiale, il fascio luminoso che trasmette queste informazioni viene proiettato direttamente sulla fovea del nostro occhio, e quindi in questo senso è il nostro occhio che funge a sua volta da schermo. Come vedete lì nella parte in rosso che ho voluto evidenziare, lo schermo di Glass non è dunque il prisma, è il nostro occhio stesso. Quindi qui ritroviamo questa tendenza che abbiamo già visto ritornare nella performance di Fabio Mauri, ad utilizzare il nostro corpo o parti di esso come schermo. Ve ne do qualche altro esempio. Nella slide successiva c'è quello del cosiddetto eye tracking o oculometria. Vedete qui un paio di occhi nei quali vengono proiettati dei raggi infrarossi che vengono poi captati da una telecamera a raggi infrarossi, e che consente di seguire il movimento di questi occhi su uno schermo posto a latere, nel quale appunto un cursore disegna e registra i movimenti di questi occhi.
Ecco, per, quindi anche in questo caso noi abbiamo i nostri occhi che vengono utilizzati come schermi di proiezione. In questo caso non è la retina ad essere interessata, ma la cornea, come spiegavo in questa slide, ma quello che conta per noi è appunto che ancora una volta in queste tecnologie digitali di cui stiamo parlando l'occhio è usato come schermo di proiezione. Vi domanderete qual è il senso di questo tipo di tecnologia. È una tecnologia che una volta aveva uno scopo soltanto scientifico, ma che la riduzione dei costi per produrla e impiegarla sta diventando sempre più utilizzata. Slide successiva, in quello che si chiama il neuromarketing, che è appunto una tecnica con la quale si cerca di captare i movimenti oculari degli utenti o dei consumatori di fronte a una certa proposta di mercato per capire verso quale prodotto lo sguardo di questi utenti o consumatori si dirige per primo o si dirige più a lungo, traendone la conclusione che la presentazione di quel prodotto è quella più efficace e quindi quella dalla quale bisogna alla quale bisogna ispirarsi per produrre appunto delle presentazioni di prodotti altrettanto efficaci. Ma questo uso del nostro corpo come schermo non riguarda soltanto gli occhi, come abbiamo visto fin qui, riguarda anche, vado alla slide successiva, quello che è altro organo che storicamente, fin dai tempi dei tatuaggi, è stato impiegato come schermo, ossia la pelle, e oggi torna ad essere utilizzato come schermo, direi facendo della pelle una trasformando la pelle in una pelle aumentata, cioè in quella che chiameremmo appunto una augmented skin, che grazie a certe sue caratteristiche fisiologiche si presta a fungere da schermo sul quale possono apparire tatuaggi che si modificano allorché il nostro organismo presenta certe anomalie, come può essere la febbre, come può essere certi valori per i diabetici, eccetera, eccetera. E ancora un altro esempio nella slide successiva di come la pelle possa essere ancora utilizzata come schermo tattile è un programma che si chiama Skinput Technology, che permette di usare il nostro corpo come touch screen interface col quale possiamo far funzionare dispositivi elettronici che siano connessi. Nel caso in cui questo accada con la pelle della nostra mano, questo succede perché
un pico proiettore è applicato al nostro braccio e questo proietta appunto la tiera, diciamo così, sopra la pelle della nostra mano e poi il nostro digitare sulla nostra mano viene captato e decrittato come un comando che viene a sua volta decifrato dal dispositivo al quale ci stiamo connettendo. Ecco, tutto questo per farvi convincere di questo crescente uso del nostro corpo, di certi suoi organi come schermi di dispositivi digitali connessi, cioè organi del nostro corpo usati come quasi protesi dei dispositivi connessi. Ripeto, non stiamo banalmente parlando di protesi, cioè di artefatti digitali che potenziano le capacità del nostro corpo, stiamo parlando di organi del nostro corpo che vengono prestati temporaneamente a certi dispositivi digitali per fungere quali loro quali loro componenti aggiuntive e in questo senso permettere il funzionamento di questi dispositivi digitali. Per questo abbiamo pensato con Graziano a questo nome quasi protesi, un nome che intende sottolineare la ambiguità che gli organi del nostro corpo nel momento in cui vengono usati come quasi protesi assumono. Ambiguità da intendersi letteralmente, il termine ambiguo ha dentro di sé la prefisso ambo, cioè due, c'è una duplicità che questi organi vivono nel momento in cui appunto li prestiamo a fare da quasi protesi di dispositivi digitali connessi. Da un lato restano organi corporei e in quanto tali intrattengono una relazione con il resto dell'organismo, ma dall'altra parte, appunto, come vi dicevo, assumono lo statuto di componenti aggiuntive di certi dispositivi digitali connessi che potenziano tecnologicamente certe capacità umane, anzitutto corporee. Ora, che cosa vuol dire che potenziano tecnologicamente certe capacità umane? Questo è il punto sul quale vorrei attirare per concludere la vostra attenzione. Potenziare tecnologicamente certe capacità umane intervenendo attraverso l'uso quasi protesico dei nostri corpi è qualche cosa che non può restare ovviamente senza conseguenze percettive, affettive e cognitive. A scopo soltanto di esempio mi soffermo sulle conseguenze affettive che questo uso quasi protesico del nostro corpo può avere e faccio riferimento con Anna Caterina Dalmasso in questo suo articolo Il potere divinatorio degli schermi, previsione, feed forward, premediazione, ad un concetto, scusami Massimo, mi sono perso nel discorso, sono alla successiva, questa sì, alla 28. Spero non
di non aver creato troppa confusione No, andando. assolutamente no. Bene, ecco, dicevo che gli organi del nostro corpo, nel momento in cui vengono usati come quasi protesi perché sono prestati, tra virgolette, a certi dispositivi digitali connessi, assumono inevitabilmente, oltre al potenziamento tecnologico che sono chiamati a esercitare, anche una serie di connotazioni percettive, affettive e cognitive, sulle quali vorrei, a titolo di esempio, trarre la vostra attenzione, e in particolare, appunto, soffermarmi un momento su questo, sulle conseguenze affettive che queste quasi protesi possono introdurre. A questo proposito, facevo riferimento a questo articolo di Anna Caterina Dalmasso, Il potere divinatorio degli schermi, previsione, feed forward, premediazione, col quale Anna Caterina Dalmasso a sua volta fa riferimento a un concetto di Richard Grusin, teorico dei media, il concetto di premediation, che è un concetto che Grusin ha introdotto dopo l'11 settembre 2001, dopo gli attentati alle Torri Gemelle a New York, eccetera, eccetera. Sottolineando come i media, dopo quell'evento, si siano dedicati sempre di più a premediare gli eventuali, eventi, tragici cui, l'umanità poteva, incorrere, attraverso una serie di strategie che servivano a prepararci, quasi a mitridatizzarci, per evitare shock come quello cui l'11 settembre ci aveva sottoposto. In questo senso, la premediazione è una strategia mediatica che si basa su una affettività di anticipazione, cioè appunto un'affettività che consiste nel proteggerci, mettendoci in allarme, ma non troppo, rispetto a quanto potrebbe accadere nel futuro. Ecco, mi interessa mettere questo in rilievo proprio perché in questo senso si tratta, e vado alla slide successiva, di una tonalità di anticipazione che può avere può innescare un meccanismo che Anna Caterina Dalmasso paragona a quello divinatorio, e quindi che fa sì che il nostro rapporto con gli schermi, anche digitali, sia di tipo contemplativo, nel senso che abbiamo imparato prima a intendere, grazie ad Arras e agli aruspici romani. Consultiamo i nostri schermi, scrive Anna Caterina Dalmasso, alla maniera di un oracolo, li contempliamo come superfici di divinazione. Questo potere divinatorio è una componente decisiva del fascino che gli schermi esercitano su di noi, dell'attrazione che ci lega a questi dispositivi. Anna Caterina Dalmasso ancora parla di dispositivi esterni al nostro corpo. Il passo successivo che io sto suggerendovi è che questo potere divinatorio
degli schermi, mi sembra prevedibile che diventerà ancora più potente nel momento in cui si eserciterà attraverso i nostri stessi organi utilizzati come quasi protesi, che faranno appunto sì che questo potere divinatorio, certo radicalmente secolarizzato, ci pervada ulteriormente e inevitabilmente ulteriormente ci condizioni. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, grazie. Grazie infinite, caro Mauro, di questa bellissima presentazione che abbiamo seguito molto bene, grazie, diciamo, alla linearità del tuo discorso, tanto lineare quanto ricco, e poi anche questa presentazione. Adesso Mauro è in un fuso orario cinese, forse non lo tratteniamo, diciamo, fino alla fine della nostra sessione. Io direi di approfittare, Graziano, se sei d'accordo, della sua presenza per discutere. Io ho tantissime domande, tantissimi spunti, perché è stata una presentazione molto ricca. Tra l'altro mi ha fatto molto piacere il ricordo della scomparsa di Marie Christin, con la quale effettivamente ho lavorato a Parigi 7. All'epoca mi occupavo molto di iconografia della scrittura divina, no? L'iconografia delle tavole della legge, quindi su questo ci siamo spesso confrontati. Vedo che Deborah ha alzato la mano, prego Deborah. Grazie Massimo e grazie Mauro per questa bellissima relazione. Volevo chiedere un chiarimento su un punto. Hai presentato un percorso estremamente affascinante, nonostante alcuni necessari salti temporali, insomma, visto anche il tempo a disposizione. In realtà questi salti temporali hanno messo ancora meglio in luce, secondo me, alcuni contrasti interessanti, da cui emerge appunto la mia domanda, la mia richiesta di chiarimento. Nell'accostare, noi siamo passati da un mondo antico in cui la divinazione era legata sì ad una delimitazione, ad un recinto, ad uno spazio sacro che rimandava in qualche modo alla necessità di conoscere la volontà degli dèi per l'uomo e il suo destino. E siamo arrivati in un'epoca in cui, come tu giustamente sottolineavi, alcuni organi del nostro corpo in qualche modo diventano schermo e trasmissione. Quindi quest'idea del recinto, da un lato, viene trasferita dall'oggetto esterno su noi stessi. E poi nell'ultima parte giustamente sintetizzavi l'esperienza che abbiamo oggi con appunto i mass media, iPhone e simili, che in qualche modo sembrano riprodurre in un certo senso l'esperienza della divinazione, della ricerca della profezia, sapere cosa sta accadendo, ma anche sapere cosa accadrà, perché poi tanti siti si occupano anche di anticipare quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. Però l'elemento del sacro qui è scomparso. Allora la mia domanda è: il tipo di divinazione che cerchiamo oggi attraverso l'uso di questi strumenti informatici ci dice in fondo anche qualcosa della perdita del sacro della nostra epoca? Cioè questa ricerca continua di sapere cosa potrebbe accadere in futuro, lo vediamo anche in televisione, la folla di opinionisti che sembrano esperti di qualunque cosa ma non sono scienziati di nulla, no? In qualche modo trasmette un'idea, una necessità, un'esigenza di sapere, di conoscere, e quindi sotto sotto anche un'ansia, uno spaesamento, un disorientamento, non solo una curiosità, però senza che quest'ansia di profezia venga di fatto, come dire, radicata in una dimensione di senso ulteriore, che può essere un elemento sacro o che può essere semplicemente la capacità di un'attesa quieta. Non so se sono riuscita a spiegarmi, però ecco, mi sembra che il fatto che l'elemento del sacro sia scomparso dalle
profezie contemporanee dica qualcosa di più del nostro tempo, oltre la tecnologia. Grazie Deborah, forse raccogliamo un po' di spunti, di domande, così poi diamo agio a Mauro di fare un intervento conclusivo, altri commenti, domande. Ma in realtà Deborah mi ha un po' letto nel pensiero, perché anche io volevo attirare l'attenzione su questa dialettica che comunque viene affrontata nel libro, così come anche nelle vostre pubblicazioni individuali, tra una dimensione individuale e una collettiva. È vero che la Ruspice era un singolo, ma comunque effettuava questa lettura aumentata, no? Aumentare è Ruspice, tra l'altro, augure, anzi, hanno la stessa radice etimologica, per una collettività che guardava poi a uno schermo condiviso. Gli schermi che utilizziamo oggi, adesso ne abbiamo uno condiviso in questa situazione che ci piace molto proprio perché è collettiva, ma appunto dalla pandemia in poi, che tra l'altro è un elemento fondamentale della vostra riflessione anche sull'antropologia degli schermi, diventa una funzione molto individualizzata degli schermi. E quindi effettivamente, come sottolineava Deborah, dal punto di vista di si occupa della religione, del sacro, della dimensione religiosa anche degli schermi, ci si chiede se questa comunità di schermo sia effettivamente possibile anche in questa parcellizzazione che è data poi anche dalla loro portatilità, dalla loro portabilità, dalla loro carattere digitale, quindi vi fa sempre più proteiformi. Ecco, anch'io volevo attirare l'attenzione su questo punto, però non volevo monopolizzare, non so se ci sono Lucia. Anch'io ringrazio molto, non posso anche collegare, ma ti dico un po'. Sì, pian piano il gufo ti canta. Ok, allora anch'io ringrazio molto. Mi sono chiesta in questo passaggio, in questa osservazione sul fatto che lo schermo ha questo ruolo di delimitare per eccedere, anche io mi sono chiesta qual è il rapporto con l'eccedenza, perché forse sulla delimitazione appunto ci intendiamo, la dimensione stessa dello schermo ha un po' degli schermi e degli spazi a questa funzione. La questione di che cosa, diciamo, sì, di come rapportarsi all'incidenza, di che cosa possa significare per me molto significativa, no? Lo penso anche guardando a come i bambini si rapportano agli schermi, che sono lo schermo della televisione, lo schermo dei nostri computer, dei telefoni, cioè, cosa significa il processo educativo, il discorso della delimitazione è molto importante. Che cosa significa l'incidenza che appunto entra in gioco in qualche modo. Effettivamente, sottolineo anch'io questo punto, questo libro che ha fatto molto discutere, no? Anxious Generation, sulla generazione che ha utilizzato per prima i telefoni cellulari da bambini, cioè dal 2010-2015, in cui quest'uso parcellizzato dello schermo non porta poi ad un'interazione sociale, non porta al rischio e distrae molto anche dal corpo, perché il corpo non viene più messo in gioco letteralmente, no? Viene messo in schermo piuttosto che in gioco. Quindi tutto questo, secondo me, costituisce un tema fondamentale oggi, sul quale riflettere con Mauro è sempre un grande lusso. Mauro, ti cedo subito la parola perché non voglio trattenere oltre. Grazie a tutti per le domande che sono in realtà più che altro degli spunti di riflessione. Il tuo, Massimo, vorrei chiederti di svilupparlo.
quando tu hai parlato di comunità o piuttosto di mancanza di una comunità di schermi. Ecco, su questo volevo capire meglio che cosa stavi pensando. Ma io pensavo al fatto che in molte dinamiche di divinazione, ma anche di contemplazione, non si era da soli. Si era sempre all'interno di un gruppo, in una dimensione che molti caratterizzerebbero come la dimensione del sacro, in cui c'erano evidentemente spesso dei ruoli, quindi c'era qualcuno che, come dire, individuava le tracce o i segni nella contemplazione, nella divinazione, c'era in qualche modo un pubblico, no? Un destinatario di questa decifrazione pseudotale. Forse però i nostri, come dire, piccoli schermi quotidiani ereditano quel potere, ma lo mettono a servizio di qualcos'altro. Nel senso che la fascinazione, qui parliamo di enchantment, la fascinazione del divinatorio c'è, e sono d'accordo con Dalmasso, però è usata per altri fini, cioè non è usata per costruire una comunità, è usata per costruire un consumatore. Non c'è dubbio, sono assolutamente d'accordo con te, ed è per questo dicevo alla fine, e qui mi riferisco, evito di usare la parola rispondere perché chiaramente non ha senso, ma mi riferisco soprattutto alle osservazioni di Deborah, parlavo di una radicale secolarizzazione. D'altra parte, come dicevi tu, Massimo, c'è questa... gli schermi di oggi sono schermi che ereditano una pretesa di essere una pretesa seduttiva di essere luoghi di manifestazione dotati di una autorevolezza particolare. E questa è in fondo la eredità della quale in qualche modo ancora si avvalgono, della quale sulla quale possono costruire le loro pretese di catturare i nostri sguardi, le nostre aspettative, i nostri desideri, le nostre esigenze. C'è una parola che hai detto, Massimo, sulla quale mi soffermerei un momento, cioè consumatori. È verissimo, siamo tutti d'accordo, gli schermi sono, come ho mostrato io stesso con le tecniche di neuromarketing, appunto strumenti per questo tipo di pratiche. Però, stando qui in Cina, Massimo, e quindi qui sei tu quello che ha un'esperienza maggiore, mi sono detto che forse c'è qualche cosa di più nella esperienza schermica contemporanea, qua almeno, che il richiamo al consumismo, insomma. Faccio un esempio molto banale. Qui a Pechino, nei giorni scorsi, non mi funzionava il riconoscimento facciale.
Ecco, non mi il riconoscimento facciale, siamo d'accordo che è uno schermo, no? È uno schermo davanti al quale uno mette la propria faccia, e se lo schermo la riconosce, ti si apre il tornello per entrare in università. A me non si apriva il tornello, e quindi erano problemi, perché mi trovavo lì con una guardia cinese che parlava solo cinese, alla quale dovevo spiegare che io dovevo entrare perché dovevo andare a fare lezione. E la cosa singolare è che la guardia aveva in una mano il mio passaporto con la mia fotografia e il mio nome e cognome, e nell'altra mano aveva il tesserino della Peking University con la mia foto e il mio nome e cognome. Ma non si fidava a me insieme. Non si fidava perché non c'era lo schermo che lo diceva. In questo senso, allora, io ci ho ritrovato un segno dello schermo come luogo, come spazio privilegiato di pretesa manifestazione di una verità, che va al di là delle logiche, appunto del consumismo, ma è che è in fondo qualche cosa che sta sotto anche quelle logiche, qualche cosa di cui quelle logiche possono avvalersi, possono sfruttare per attirare la nostra attenzione e sollecitare il nostro desiderio. Mi sembra una splendida interpretazione anche in questo esempio cinese. Non so se ci sono altri commenti, ne avremo tanti. Io continuerei a riflettere, diciamo, ancora a lungo, ma forse dobbiamo continuare con la seconda parte della nostra serata, del nostro pomeriggio. Ti ringrazio moltissimo, Mauro, solo per essere con noi. Naturalmente ci fa molto piacere, ma per il momento, ecco, una mia espressione di gratitudine, penso anche da parte degli altri, per questa bellissima riflessione. Grazie. Grazie a tutti voi, e spero di essere la prossima volta con voi in presenza. Benissimo, grazie dello sforzo comunque notturno. E vi introduco formalmente anche Graziano Lingua, che è professore di filosofia morale presso l'Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienza dell'Educazione, che dirige, essendo appunto il direttore di tale dipartimento. Il suo percorso accademico comprende un dottorato di ricerca in scienze giuridiche presso l'Università di Torino, incentrato sull'etica normativa nelle società tecnologicamente avanzate. E la ricerca del professor Lingua spazia dall'ermeneutica filosofica alle implicazioni sociali e religiose della salute e all'etica delle pratiche comunitarie. Ha diretto importanti progetti di ricerca, ricopre il ruolo di direttore di dipartimento, ricopre anche il ruolo di co-direttore dell'Institut Humanisme Numérique del Collège de Bernardin a Parigi. Insomma, si muove su tantissimi piani. Lo ringrazio tantissimo per aver trovato il tempo. Lo conosco anche come direttore, quindi so quanto è difficile estrarsi, diciamo, dalle maglie della direzione del dipartimento, e appunto gli cedo subito la parola per questo intervento intitolato Scrittura e immagini, da Gregorio Magno agli schermi. Sì, mi scuso di non aver preparato una presentazione. Intanto mi fa molto piacere essere qua, anche perché c'è Mauro collegato, perché noi abbiamo avuto frequentazioni schermiche per tantissimo tempo, davvero frequentazioni schermiche, e poche occasioni, anche perché quando l'avevamo invitato come visiting, purtroppo c'era la pandemia e non è potuto venire. Quindi quest'autunno sarà una grandissima occasione di vedersi de visu quando stai visiting. Peraltro, prima di iniziare quello che volevo dirvi, faccio una chiosa a quello che si diceva sul
guardare da soli gli schermi, guardarli insieme e anche su quello che veniva fuori sull'ulteriorità rispetto al sacrum, al confine dello schermo. Io sono convinto che è vero, sicuramente c'è questa dimensione del osservare da soli, ma la creazione di comunità di attenzioni non implica per forza che si sia nello stesso luogo a guardare la stessa cosa. La comunità di attenzioni che si creano online sono da questo punto di vista estremamente interessanti e anche collegate al discorso che farò prima, perché non sono soltanto echo chambers, enclaves, bolle di filtraggio, esistono anche delle controcondotte di comunità di creazione di relazioni sociali che sono estremamente interessanti. Nel nostro libro, nel libro che abbiamo fatto con Mauro, lo mettiamo in evidenza nell'ultima parte legata agli aspetti più etici, etico-pubblici. A me fa riflettere questo problema del guardare insieme, perché guardare insieme non significa soltanto che ci troviamo in più persone davanti a uno schermo, come in questo caso, ma spesso guardiamo ciascuno sul proprio schermo ciò che guarda tantissime altre persone. E la creazione di comunità di attenzione da questo punto di vista è un fenomeno politico estremamente importante, perché sta alla base di questioni che avete studiato molto, come Fondazione Bruno Kreisler, polarizzazione, questioni legate a negazionismi, a radicalizzazioni di carattere ideologico. Sta alla base di un certo modo di concepire la disintermediazione politica sugli schermi. Quindi secondo me c'è un elemento di riflessione che si aggiunge a questo che diceva Mauro e che dà anche una coloritura diversa a cosa significa consumare insieme. Perché è vero, quando lui oggi sottolineava molto questo aspetto della manifestazione della verità, uno dei luoghi del problema fin dall'antichità della manifestazione della verità è il luogo centrale che tutti guardano, che è dalla caverna di Platone al teatro antico, al parco strutturato oggi, è un luogo in cui tutti guardano nello stesso modo. È vero, lì sono luoghi di presenza, ma per certi versi ci troviamo in situazioni anche quando guardiamo determinate cose da soli, perché per il sistema a rete, per quello che è il web, in realtà non lo guardiamo mai da soli. E quindi c'è sempre il crearsi di una dimensione comunitaria. Ma questo l'ho detto anche perché in qualche modo su questa questione, perché io vi parlerò di un capitolo particolare del libro che abbiamo fatto con Mauro, che nell'edizione italiana è il terzo capitolo, mentre nell'edizione inglese è il quarto, che è il capitolo che abbiamo dedicato al rapporto tra immagine e scrittura nella questione dell'antropologia degli schermi. E in quel capitolo partivamo proprio da questo testo di Christin, L'image écrite ou la déraison graphique, che è interessante perché, come diceva prima Mauro, introduce questa nozione di pensiero dello schermo. E dentro la nozione di pensiero dello schermo, la sua analisi paleoantropologica che propone, è evidentissimo come le due tecnologie dell'espressione più tradizionali, più importanti nella storia dell'umanità, che sono la tecnologia delle immagini, il produrre immagini, e la tecnologia della parola, sono nate dalla ricerca di uno spazio neutro su cui i segni vengono in qualche modo incisi per poi manifestare
dei significati. Ed è proprio rispetto a questo pensiero dello schermo che, riflettendo con Mauro sulla egemonia del visuale come caratteristica della nostra società, perché fa un po' parte del, diciamo così, del senso comune, dal vecchio discorso sulla civiltà delle immagini, a tutto il dibattito degli ultimi decenni del secolo scorso sulla contrapposizione tra la civiltà del libro e la civiltà degli schermi, sui rischi di perdita di profondità riflessiva propria degli schermi, quindi di un qualche passaggio da un modo di pensare la cultura legata al documento, alla legge, un modo di pensare la cultura legata invece alla volatilità delle immagini, alla loro emotività che però per certi versi in occidentale significa anche superficialità, significa anche inferiorità epistemologica, no? Allora, proprio per uscire da questo discorso, che tra l'altro fa pandan con quello che già diceva Mauro prima, c'è una tendenza che è stata prevalente a interpretare gli schermi come delle superfici che mostrano le immagini, quindi noi diciamo nel libro, con un riduzionismo iconocentrico, dove lo schermo viene addirittura a coincidere con l'immagine. E in alcuni autori, noi citiamo per esempio nel libro Casetti, che dice a un certo punto lo schermo è un tipo particolare di immagine. Ecco, noi nel libro cerchiamo proprio di mostrare come nel discorso dell'egemonia del visuale, nel discorso della riduzione degli schermi alle immagini, hanno una loro fondatezza fenomenologica rispetto agli schermi digitali e storico-genealogica rispetto a quello che è stato il rapporto tra immagine e scrittura in una determinata tradizione, che poi è una delle grandi radici della tradizione occidentale, che è stata la tradizione medievale cristiana. O tardo antica medievale cristiana. Perché abbiamo scelto questo riferimento? Beh, e poi vi spiego anche perché ho citato Gregorio Magno e vediamo poi anche il testo di riferimento che cercherò di commentare, che è la famosissima lettera scritta nel 600 da Gregorio Magno al vescovo Sereno di Marsiglia, la famosa lettera da cui parte, anche se in modo non corretto filologicamente, storicamente, la dottrina della Biblia Pauperum, cioè quest'idea che le immagini abbiano una potenza di visualizzazione di carattere pedagogico, per cui la scrittura da sola non è sufficiente, sono necessarie le immagini non solo per le persone che non sanno leggere, ma anche per chi sa leggere ma ha bisogno di un ausilio ulteriore, perché le immagini hanno questa potenza, come diceva prima rispetto agli schermi, di attrarre emotivamente e quindi di aiutare a creare una forma di interiorizzazione empatica della storia che viene raccontata. Allora, vi dicevo, abbiamo scelto questa tradizione perché questa tradizione, intanto in questo momento di grande riscoperta o di grande sviluppo dei visual studies, è una tradizione a cui si fa notevole riferimento, ma focalizzando molto il discorso su un periodo particolare, che è quello bizantino, che è quello, abbiamo ascoltato chi appartiene al secondo ciclo, si ricorderà l'intervento che fece allora nel seminario del nostro dottorato, che è questo momento che oggi interessa un po' a tutti gli studiosi di studi visuali, perché è un momento di grande elaborazione teorica su che cosa è l'immagine, la sua valenza epistemologica, sul suo rapporto con la verità. In realtà questa tradizione, diciamo così, teologico-filosofica, contiene dentro di sé un interessante conflitto che fa emergere progressivamente questa questione, perché
se noi dobbiamo riferirci a questa idea che avevano autori, non so, penso dello scorso secolo, come, come Flusser, come lo stesso McLuhan, anche se in forma un po' diversa, ma in modo evidentissimo Jacques Ellul nei suoi scritti. Jacques Ellul era tra l'altro un teologo calvinista, quindi cioè un filosofo teologo calvinista, quindi con grande conoscenza della tradizione cristiana. Questo presupposto per cui diciamo l'Occidente avrebbe elaborato un sospetto nei confronti dell'immagine, anche una difficoltà a riconoscere una valenza epistemologica e una tendenza a rapportare le immagini all'elemento emotivo e non all'elemento razionale, questa cosa deve sicuramente tantissimo alla matrice biblica della nostra cultura, alla matrice antico testamentaria della nostra cultura. E chiaramente da Esodo 20 non so, penso che Massimo magari ne parlerà dopo, al modo per esempio con cui viene usato il velo per non vedere Dio, alla non visibilità del divino, che poi significava per quella tradizione la non visibilità della verità. Il cristianesimo chiaramente ha ereditato questa difficoltà e l'ha ereditata, attenzione, con una tournure molto particolare, perché l'ha ereditata accoppiata alla condanna dell'idolatria. Quindi non è soltanto la scelta di una tecnologia dell'espressione o la preferenza per la tecnologia scritturistica o della verbale vocale, ma è anche una precisa presa di posizione, di attitudine nei confronti degli schermi che non hanno parole, quindi non la pagina del codice, non la pietra su cui è incisa dal dito di Dio, perché è Dio stesso che scrive, secondo Esodo, le tavole della legge, ma piuttosto appunto una riflessione sull'attitudine che si ha nei confronti di questa dimensione schermica. La caratteristica del pensiero schermico ebraico è proprio quella di pensare che esiste schermo solo della scrittura, perché l'immagine è intrinsecamente idolatrica, quindi produce intrinsecamente un'attitudine di fusione, un'attitudine di confusione, che non è permessa rispetto a Yahweh, che chiaramente mantiene costantemente, deve mantenere costantemente la sua distanza. Ora, la tesi che noi cerchiamo di sostenere in questo capitolo, proprio per venire fuori, per uscire fuori dalla contrapposizione cultura del libro, cultura dello schermo, intesa come cultura della scrittura, cultura della visualità, è quella di cercare di mostrare come negli schermi contemporanei digitali ci sia in realtà non una contrapposizione tra immagine e parola, ma una commistione tra immagine e parola. Anzi, una commistione tra le tre tecnologie espressive più importanti della storia dell'umanità, cioè la tecnologia della scrittura, la tecnologia del suono, del vocale, della parola parlata, del suono, della musica, e la tecnologia dell'immagine. Questa commistione, la tesi che cerchiamo di dire, di spiegare, ha una sua matrice dentro il cristianesimo, dentro l'idea cristiana, la dottrina cristiana della incarnazione. Perché nella dottrina cristiana dell'incarnazione, qui chiaramente si tratterebbe di approfondire uno dei fondamenti teologici del cristianesimo, quindi quello che dirò sarà per forza superficiale, però nella idea che il logos, cioè la parola che nell'Antico Testamento era la parola di Yahweh, che si manifestava come fonazione, quindi era legata all'udire, che Logos prenda carne è traducibile proprio come l'idea che il Logos
abbia bisogno di uno schermo, di una carnalità, di una schermicità per farsi vedere. È chiaro che questo cambia completamente l'economia della visibilità. L'esempio classico per comprenderlo sono i tre testi sinottici sullo spaccarsi del velo che divide, del parquet che divide il Santo dei Santi dal cortile del Santo, che era interpretato, e viene interpretato per esempio dalla lettera agli ebrei in questo senso, come quella, diciamo così, quel velo che divide e che spezzandosi nella morte di Cristo sulla croce apre a una nuova economia del visibile, apre una nuova visione, un nuovo modo di poter vedere, perché qui si tratta in fondo della grande questione che discuteranno poi i padri greci per secoli fino all'ottavo nono secolo, quando ci sarà questa vera e propria guerra delle immagini, la questione della visibilità di Dio, della visibilità del Figlio inteso nel suo non soltanto essere separatamente corpo umano, ma nella compresenza, e qui entra in gioco il senso enorme dal punto di vista dottrinario, nel prossimo anno c'è il centenario del Concilio di Nicea, tra l'altro sarebbe interessante che faccio su anche qualcosa, perché è un concilio che ha lasciato una traccia enorme nel nostro modo di pensare, perché è un concilio che ha definitivamente, diciamo così, statuito la possibilità che il divino e l'umano possano stare insieme nell'ipostasi, nella figura, nella persona di Cristo. E questa idea dell'homoousion, della stessa sostanza del Padre, sta a significare che la visibilità di cui dicevamo prima, cioè la nuova economia della visibilità, e noi pensiamolo sempre anche strettamente in termini secolarizzati, non mi interessa per adesso farne un discorso di natura unicamente teologica, ma pensatelo in termini secolarizzati e traducetelo con logos e icon, e pensate alla scrittura e parola da una parte e all'immagine dall'altra. Il corpo è diciamo così, la dimensione corporea umana e il logos divino vengono a sovrapporsi, vengono a essere la stessa cosa, e questo fa sì che queste due tecnologie dell'espressione non abbiano più ragioni di essere pensate l'una contrapposta all'altra. Ma per arrivare a questa cosa ci sono secoli di conflitti. Ci sono secoli di conflitti che non sono, ripeto, soltanto conflitti sulle tecnologie dell'espressione, cioè sul fatto se io posso usare immagini, non posso usare immagini, o se devo usare solo la scrittura. Questa è una traduzione che in una certa ricezione latina ha avuto del concetto di Nicea, penso ai libri carolini, al modo in cui nel libro 33esimo si parla di questa contrapposizione tra scrittura e immagini. Ma per la tradizione greco-bizantina è innanzitutto un problema legato alla forma della verità, cioè all'accessibilità attraverso le immagini, quindi attraverso lo schermo che mostra immagini, e nel caso specifico attraverso il corpo che mostra immagini, a qualche cosa che è la verità. Non è un problema estetico in questa tradizione, non è assolutamente un problema estetico, è un problema epistemologico. Tant'è che l'aspetto interessante è proprio che nel dibattito strettamente bizantino, questa commistione tra scrittura e immagini tocca un livello tale che sia nel Concilio di Nicea sia nel terzo antirretico di Nicefore di Costantinopoli si parla di una superiorità dell'immagine rispetto alla scrittura, cosa che alle orecchie latine sarebbe apparso a una eresia totale. Cioè Agostino lo dice chiaramente nel commento al Genesi,
la scrittura è lo strumento di trasmissione della verità, le immagini, c'è il ritratto di Paolo e di Pietro, li possiamo confondere, non sappiamo se erano così, eccetera. Qui addirittura si arriva a una situazione dove c'è una sovrapposizione, c'è una superiorità, un primato dell'immagine. Qual è la giustificazione di questo primato dell'immagine? L'immediatezza, il fatto di far, lo dice molto bene Nicefaro, lo dice nel terzo antirretico, se volete trovare il greco è 480a dell'undicesimo volume della patrologia greca, lo ricordo a memoria perché ho dovuto lavorare particolarmente sopra, ed è anche il testo dove lui dice che i libri sono, delle immagini delle parole, cioè sono, adesso potremmo tradurre, il libro è lo schermo su cui noi vediamo le parole. E quindi c'è proprio questa idea della commistione da una parte e della superiorità, perché c'è la possibilità di accedere direttamente. Io vedendo su questo schermo, che è la tavola dipinta, che è l'affresco sul muro, eccetera, ho non solo un accesso emotivo che tocca la mia dimensione empatica di identificazione, ma ho anche un accesso facilitato dal punto di vista cognitivo. Perché? Perché l'immagine mi fa vedere subito ciò che invece la parola mi descrive con più difficoltà. Ora, questo aspetto della superiorità, o almeno della parificazione della superiorità, apparentemente nella tradizione latina, nelle discussioni latine sulle immagini, sembrerebbe non essere così chiara. Anzi, se noi la guardiamo dal punto di vista di un testo che immagino qualcuno di voi conosce, che sono i libri carolini, che sono questo insieme di testi che è attribuito a Carlo Magno, che raccoglie le risposte della corte carolingia al concilio di Nicea II, e che prende le distanze dall'idea della adorazione delle immagini, cioè da questo eccesso di culto che avrebbe caratterizzato la tradizione bizantina. Se noi guardiamo con il filtro della tradizione latina, troviamo invece che i latini non hanno mai, vi ho citato prima Agostino, ma si potrebbe scendere indietro, pensare a Tertulliano, a altri padri dei latini che hanno citato questo problema delle immagini, perché non è mai diventato un oggetto, se non nei libri carolini, un oggetto, e in questa lettera di Gregorio Magno, un oggetto di riflessione teorica, teologica, approfondita. Però era molto chiaro che in quella tradizione invece lo schermo delle immagini era lo schermo pedagogico della visualizzazione, che l'immagine serviva in qualche modo per rendere visibile ciò che in realtà ci veniva detto dalla scrittura. Allora, se hai il testo che ti ho girato, in questo libro con Mauro abbiamo tentato un'operazione che magari qualche filologo qui presente considererà impropria, ma io non ritengo che sia impropria né filologicamente né da un punto di vista storico, analizzando la lettera contenuta nell'undicesimo libro del registro delle lettere di Gregorio Magno. Gregorio Magno è il papa riformatore che tutti conoscete. Nel 600 scrive a un vescovo iconoclasta, perché esistevano molti vescovi anche in tradizione latina iconoclasti. Per esempio il vescovo Massimo di Torino è un classico esempio di vescovo iconoclasta di questo periodo. Sereno è
l'hai perduta. Mi sa che non mi è arrivata. Te l'ho mandata in condivisione. Sì, però mi è comparsa sullo schermo, ma non... Allora te la rimando subito. Se, perché qui ho fatto che era l'unico momento in cui mi era sembrato che funzionasse. Che non avevo... Massimo, ecco. Tra l'altro traduzione del latino non proprio brillante, ma è l'unica cosa che ho trovato online oggi in treno. Qual è il nome del file? Il nome del file è Gregorio Magno Lettera Serena. Eccolo. Dicevo, in questa lettera, che dagli studiosi di storia della discussione sulla teoria dell'immagine nel cristianesimo è considerata una lettera fondamentale, un testo di riferimento che viene utilizzato in tantissime forme, è stato tradotto brutalmente come il testo fondatore della teoria della Biblia Pauper, ma in realtà non è così, perché Gregorio non usa questa espressione Biblia Pauper, ma usa una tesi che poi sta alla base dell'idea che la storia dell'arte, specialmente d'inizio Novecento, attribuisce a quella che sarebbe l'arte sacra nelle chiese del periodo medievale, cioè questa idea che queste chiese, specie quelle romaniche e gotiche, riempite di immagini, riempite di cicli di immagini, perché sono sempre immagini di carattere storico, sono sempre storie, non sono, non è imago. E infatti nel latino lui non usa il termine imago, ma usa il termine storie. Queste immagini che raccontano le storie dei santi, della Vergine o di Cristo, sarebbero servite per visualizzare e favorire la comprensione dei testi biblici. In questo testo, se scendi un pochettino, anche se io pensavo di averti mandato quello sottolineato, ma non fermati lì. In questo testo ci sono tre elementi che voglio farvi notare, ma prima di farvi notare gli elementi testuali, espongo qual è stato il criterio con cui io e Mauro abbiamo cercato di leggerlo. Abbiamo provato a fare una lettura non logocentrica di questo testo, perché in realtà la tesi di fondo di questo testo, o soffusa dentro questo testo, è che le parole, la scrittura ha bisogno delle immagini e per converso le immagini hanno bisogno della scrittura o della parola e della scrittura. Perché parole e scrittura hanno bisogno di immagini e immagini hanno bisogno di parole e scrittura? Perché qui chiaramente voi vedete la lettera suona un po', diciamo, si sviluppa in questo senso. È una seconda lettera che Gregorio scrive a Sereno, nella prima l'aveva già rimproverato del fatto che aveva distrutto le immagini nelle chiese, continuano a dirgli che questo signore continua a distruggere le immagini, distruggere, a portare via, a far sradicare dalle chiese gli affreschi. Allora gli dice: guarda, tu ti stai comportando molto male, io te l'avevo già detto, che sono il Papa, te l'avevo già detto che non dovevi togliere le immagini dalle chiese, sei un pessimo pastore, stai distruggendo il tuo gregge, stai distruggendo la tua comunità, perché l'accusa che tu fai a coloro che guardano le immagini di essere degli adoratori delle immagini non va confusa col fatto che quelle immagini, essendo delle storie, sono semplicemente una visualizzazione, una esplicitazione visuale di ciò che viene raccontato. E infatti vedete, una cosa infatti è adorare un dipinto, un'altra imparare dalla storia dipinta cosa si deve adorare. Infatti quello che la scrittura offre a chi legge, gli analfabeti che guardano lo offre, agli analfabeti che guardano lo offre la pittura, perché in essa gli ignoranti vedono cosa debbano uniformarsi, in essa leggono coloro che non sanno leggere, perciò la pittura è veramente come una lettura per il popolo. In realtà sarebbe più corretto tradurre come un libro per il popolo.
un libro per gli illetterati. Allora, qui c'è il primo elemento. Gregorio sostiene che non si debbono distruggere le immagini per due motivi. Un motivo di carattere, potremmo dire così, culturale semiotico, e un motivo politico. Il motivo culturale semiotico è il fatto che la pittura ha la stessa funzione della scrittura per chi non sa leggere, ma ancora di più, perché una lettura riduttiva così sarebbe troppo poco, no? Troppo poco. La pittura ha una funzione di esplicitazione per, dice il testo latino, qui litteras nescunt, coloro che non conoscono le lettere. Queste littere in latino, lo sapete benissimo, non significa o solo secondariamente significa le lettere dell'alfabeto. Littera significa cultura, significa chi non ha, chi non ha una formazione, no? Chi non ha un approfondimento. Quindi molti autori l'hanno sottolineato, un tipo di lettura che viene fatta di questo testo è quello di dire, attenzione, la visualizzazione non ha una funzione solo di sostituzione della scrittura, ma anche una funzione di implementazione significativa della scrittura, di diciamo così, facilitazione per chi ha più difficoltà concettuali, più difficoltà perché ha una, qui parla degli ignorantes, degli ignoranti, perché non ha una formazione sufficiente, magari conosce anche, anche se in questo periodo evidentemente qui quando lui parla di scrittura intende la scrittura letta ad alta voce, perché gli analfabeti sono moltissimi, quindi la scrittura letta ad alta voce è la scrittura ascoltata dal predicatore. Anche quando tu hai ascoltato la scrittura del predicatore, l'immagine ti serve perché ti aiuta a comprendere, ad entrare dentro di sé. C'è un secondo elemento che pochi autori hanno messo in evidenza, non ne ho trovati dei commenti che abbiano sottolineato questo aspetto, ed è l'altro versante dell'indisgiungibilità tra immagine e scrittura, tra immagine e parola, che è il fatto che le immagini hanno bisogno della parola per essere comprese. Questo è abbastanza noto perché anche gli storici dell'arte che usano, adesso è ampiamente superato, questa idea che l'arte medievale sia solo questa Biblia Bauperum, perché chiaramente ridurrebbe l'arte medievale è uno strumento strettamente funzionale alla trasmissione scritturale, strettamente missionario, mentre è molto più ampio il senso dell'arte sacra medievale. Ma anche questi storici dell'arte lo mettono bene in evidenza. Queste pitture non erano lasciate lì, anzi, qui lo dice molto chiaramente, voi dovete spiegare che cosa c'è nelle immagini usando la scrittura, e dovete spiegare qual è l'attitudine che dovete avere nei confronti dell'immagine, perché il problema dell'adorazione, questa ossessione del fatto che diciamo così è condivisa sia dall'iconoclasta che dall'iconobulo, cioè sia da Sereno che da Gregorio Magno. Il problema dell'adorazione è un problema di atteggiamento nei confronti dell'immagine, no? Che chiaramente è molto più rischioso se l'immagine non è narrativa, quindi se è l'icona bizantina dove c'è Cristo rappresentato frontalmente, che non fa nulla, quindi non racconta nulla quella cosa. È proprio, diciamo, una versione cristiana, lo dico brutalmente, una versione cristiana di quello che era l'idolo pagano. Ma anche nel caso dell'immagine narrativa, l'immagine resta indecidibile. Quella scena che rappresenta una donna vicino a un pozzo potrebbe essere chissà quale donna, chissà che cosa sta facendo, e la persona vestita di bianco o di azzurro potrebbe essere Cristo, ma potrebbe essere qualsiasi altro. Allora l'importanza
di questo doppio gioco fa sì che da una parte in questo testo di Gregorio emerge con forza tutta la portata del significato di visualizzazione e dall'altra parte emerge l'importanza di quello che prima Galvani chiamava il fuori campo delle immagini, perché lo schermo ha un suo fuori campo, ma questo fuori campo non è innanzitutto costituito, o almeno se nel sacrum il fuori campo poteva essere il divino, poteva essere il fuori campo dell'immagine come schermo, è tutto ciò che vi sta intorno e che crea una comunità di sguardo, per utilizzare quello che dicevamo prima. È quello che Marie-José Monzen chiama il regime di visibilità. Noi nel testo colleghiamo il testo di Marie-José Monzen con dei testi che aveva trovato Mauro, che ho trovato molto consonanti, di Deleuze e di Foucault su questo tema del regime di visibilità, perché in questo testo di Gregorio Magno c'è una prima riflessione molto profonda su che cosa significa guardare insieme un'immagine e perché il fatto politico, pastorale, questa non è una lettera di teoria dell'immagine, questa è una tipica lettera pastorale di Gregorio Magno, quindi lato sensu politica. Lui, l'obiettivo del Papa è rimettere in riga il vescovo, cioè rimetterlo, cioè dirgli guarda che tu stai distruggendo la tua comunità, cioè stai distruggendo i legami. È come se Gregorio cogliesse che le immagini sono fondamentali nella costruzione dei legami a partire dal modo con cui le si guardano, a partire dalla comunità di attenzione che si crea intorno alle immagini. Allora, questa idea di regime di visibilità che noi cerchiamo di approfondire nel nostro testo apre a tutta una serie di elementi relativi a anche a me tocca fare un salto tra gli schermi medievali e quelli che sono gli schermi digitali, ma lo farò lentamente cercando di dirvi non soltanto a cosa apre questo discorso del regime di visibilità, ma a tre fondamentali questioni che questo testo, se noi lo facciamo interagire con la situazione degli schermi digitali, ci può aiutare ad affrontare. La prima questione, secondo me, è la questione dell'ibridazione di cui parlavamo all'inizio tra scrittura, immagine e suono, cioè quella multimodalità delle tecnologie espressive che gli schermi oggi ci mettono davanti e che contesta alla base l'idea che gli schermi siano l'origine dell'egemonia del visuale. Sono piuttosto un'espressione dell'indisgiungibilità tra la scrittura, la parola e l'immagine. Un'indisgiungibilità che quella tradizione cristiana, in una versione esacerbata come quella bizantina, in una versione più media, infatti la si chiama la via media latina, no? In una versione più media, più mediata, più equilibrata, troviamo nella lettera di Gregorio. Cosa vuol dire questa ibridazione? C'è un bellissimo libro Montani, come si intitola già il libro di Montani, Mauro, aiutami tu, Emozioni dell'intelligenza? Ah, è andato. Pensavo fosse collegato. Sì, deve essere Emozioni dell'intelligenza, è un libro uscito da Melteni. Lui lì sostiene una teoria molto interessante, dice sugli schermi noi stiamo sperimentando una forma di scrittura estesa, cioè ogni forma di scrittura che noi abbiamo sugli schermi, dalle slide, i PowerPoint, sono intanto delle forme di scrittura molto iconiche. La dimensione grafica, quella che è molto cara alla Christine, gli schermi la accentuano, la democraticizzano, cioè chiunque può dare una valenza grafica al suo testo.
la lettura cambia completamente. Noi leggiamo le immagini come leggiamo le parole. E questo leggere le immagini, tra l'altro, ha un ruolo leggermente diverso da quello che era leggere le immagini di Gregorio Magno, perché anche Gregorio Magno, sostanzialmente dicendoti che un'immagine è un libro, ti sta dicendo la devi leggere e deve esserci qualcuno che la legge insieme con te, cioè non la devi guardare da solo, deve esserci sempre qualcuno che te la legge. Quindi c'è un primo elemento che è di carattere, potremmo dire così, fenomenologico descrittivo. Gli schermi oggi sono questa commistione tra scrittura e immagine. C'è un secondo elemento che sta tra il fenomenologico descrittivo e entra già poi anche nella costituzione della natura di ciò che noi vediamo sugli schermi, che è il fatto che gli schermi, i sistemi, le piattaforme che noi utilizziamo, con l'ingresso delle interfacce grafiche utenti, sono guidate dalle immagini. Noi senza l'interfaccia ci troveremmo in una situazione simile al pagano o al cristiano incapace di leggere che si trova davanti la scrittura. L'esperienza dell'interfaccia utente è un'esperienza simile a quella che Gregorio descrive nella sua lettera, pur non conoscendo il codice, pur non essendo in grado di leggere una stringa di algoritmo, io sono capace di far funzionare la macchina. E quindi le infografiche, le icone, tutti questi elementi che costituiscono l'interfaccia utente sono un esempio di questa dimensione di visualizzazione e di funzione anche performativa che ha la visualizzazione. C'è un ulteriore elemento di carattere più strettamente ontologico. Le immagini che noi vediamo sullo schermo sono in realtà costituite da testi. L'idea che vi dicevo prima, cioè noi oggi, perché abbiamo tutta questa facilità fare queste commistioni tra immagini, parole e suoni? Perché c'è un linguaggio comune, che è il linguaggio binario, che sta alla base di queste cose. Se non ci fosse stato questo, se non ci fosse questa base materiale informatica, tutto ciò non sarebbe possibile, non sarebbe materialmente praticamente così facile e così democratico. E questo ci aiuta anche a capire perché le immagini che noi vediamo di sopra, io penso nel libro noi usiamo un modello interpretativo dell'ontologia dell'immagine digitale, che è quello di Friedrich Nacke, e questo importante studioso di immagini digitali, ma anche un grafico, un matematico, un intellettuale molto interessante, che propone un'analisi ontologica di questo genere dell'immagine digitale. Dice che l'immagine digitale è strutturalmente bipolare, è strutturalmente binaria. Cioè è strutturalmente costituita da una subface e da una surface. La surface è l'elemento iconico dell'immagine digitale, cioè quella che vediamo, ma c'è tutta una subface che è una subface testuale. Queste immagini sono costituite da testi, sono costituite da una scrittura, e quindi la commistione anche ontologica tra scrittura e immagine diventa la matrice stessa, la natura stessa di quella che è l'immagine digitale. C'è il terzo elemento che vi volevo dire, e poi con questo chiudo, sono già andato un po' oltre, scusatemi, ed è l'elemento politico. Qui mi soffermo un po' perché ho visto nelle vostre domande che c'è un interesse verso questo aspetto. Nel testo di Gregorio Magno c'è tutta questa dimensione dei regimi di visibilità, della costruzione
del come si guarda un'immagine. Sostanzialmente lui la formula in questo modo: tu devi insegnare a non guardare queste immagini adorandole. Per poter non guardare queste immagini adorandole, tu devi raccontare cosa c'è in queste immagini e fare riferimento alla scrittura che fonda queste immagini. Quindi c'è una, come un tentativo di dire, non è possibile vedere l'immagine senza una parola che la commenta. Questo è il fuoritesto di cui dicevo prima. Questo non è il fuoritesto trascendente, cioè quando noi pensiamo a un fuoritesto fondamentale nell'immagine schermica medievale, prima di tutto è il fuoritesto della parola, prima di tutto è il fuoritesto della predicazione, prima di tutto è il fuoritesto, certamente, di carattere, diciamo così, di direzione politica, di direzione pastorale, ma il fuoritesto del pastore che ti mostra, ti fa vedere, ti fa guardare, che ti fa vedere qualcosa e nasconde qualcos'altro. Perché i regimi di visibilità, se noi lo prendiamo e lo colleghiamo al discorso che qualche anno sui dispositivi, al discorso dell'esiano sui regimi di visibilità o dei regimi di luce, come li chiama lui, sono essenzialmente dei regimi di mostrazione e nascondimento. Sono regimi di evidenziazione politica di qualche cosa, ma anche di occultamento di altre cose. Ed è proprio per questo che io penso che la riflessione di Gregorio Magno apra a una ridiscussione interessante di quello che è il problema della costruzione dei legami sociali, dei legami, diciamo, comunitari, delle comunità di attenzione nella sfera del web, nella sfera online. Perché noi, è molto facile questo discorso critico, ed è anche evidente perché ci sono dati sociologici evidentissimi. È chiaro che, l'abbiamo visto durante la pandemia in modo particolare, è chiaro che la comunicazione online tende a produrre delle enclave, tende a produrre delle comunità che guardano, sì, guardano insieme, si dicono che cosa guardano, ma non sono più in grado di uscire da un determinato discorso. E quindi questo, è chiaro, mette in crisi totalmente l'idea di sfera pubblica borghese che noi abbiamo ereditato dall'Illuminismo, che ha costituito, pensate a Habermas, il suo libro sulla pubblicità, che ha costituito una delle strutture di fondo del pensiero liberale politico contemporaneo, che vedeva da una parte appunto la pubblicità, dall'altra parte il ragionamento, la discussione, la condivisione, ma la deliberazione, pensate nel caso di Habermas, il ragionamento, la ragione pubblica nel caso di Rawls, tutte prodotte a partire dal fatto che non ci si chiudeva a guardare un pezzo, ma si apriva il più possibile la comunità di sguardi e quindi la comunità di attenzione. Online c'è un percorso che tende alla chiusura delle comunità, quindi alle echo chambers, alle bolle di filtraggio che si fanno risentire le cose che già sappiamo, alla tendenza ad andare a cercare e appartenere quindi a delle comunità chiuse. Ma non è l'unico forma. Cioè, io penso che dal punto di vista politico la provocazione, mi tiro un po' per le orecchie, cioè stiro un po' il discorso di Gregorio Magno, certo, un po' come quei predicatori che prendono il testo e poi dopo ci fanno dire quello che vogliono, ma secondo me nel testo di Gregorio Magno c'è anche proprio un'istanza critica dentro al fatto di chiedere il commento della parola. Cioè guardare insieme, dicendosi ciò che si guarda, è un modo per creare la distanza dello sguardo, quindi è un modo per non cadere dentro questo meccanismo fusionale che è assenza di distanza. Creare lo sguardo, lo scarto dello sguardo, significa creare uno scarto critico. Il rischio di queste enclave è che non si crei questo scarto critico, perché c'è una chiusura che impedisce di osservare insieme, parlandone, ma discutendone nel senso di quella che è, diciamo, la visione più tradizionale, meno egemonica, meno polarizzata della sfera pubblica.
Io personalmente, quindi per tornare alla questione consumismo, diciamo le letture fortemente critiche nei confronti del come guardiamo il mondo online, come guardiamo le nostre immagini, quel guardare insieme che ci troviamo a vivere. Io penso che la funzione critica sia quella di valorizzare delle controcondotte, delle istanze che stanno emergendo. Io penso per esempio alle comunità di chi condivide, una comunità di minoranze che condividono magari una difficoltà di esprimere la loro opinione nella sfera pubblica, ma che non deve essere la minoranza per forza del terrapiattista, no? Penso, non so, alle comunità legate a minoranze sessuali, legate anche a gusti culturali, i fandom, legate a esperienze particolari della propria vita. Pensate a una piattaforma come Patient Like Me, che è una piattaforma che dal 2004 unisce persone malate, con esperienze interessantissime. Io me le sono voluta andare a vedere con attenzione, perché lì si vede come la costruzione di una comunità di attenzione non è per forza la creazione di un reclamo, non è per forza la creazione di una bolla di filtraggio, ma è qualcos'altro. E come anche dal punto di vista, è vero, noi le guardiamo da fuori, ma ci sono delle forme di soggettivazione che passano attraverso gli schermi. Le dimensioni confessionali che ci permettono i social network, la possibilità di esprimere cose che diversamente non esprimeremo, perché lo schermo, il nostro libro ha come sottotitolo Esporre e proteggere, perché lo schermo non è soltanto l'esposizione, ma siamo anche noi che ci esponiamo allo schermo. E dà una profonda funzione protettiva. Ora, questa funzione protettiva, secondo me, può servire da elemento critico per far vedere che ci può essere, come dire, una lettura diversa degli schermi, che non cada per forza o nel discorso distopico del controllo, della sorveglianza, che è un discorso tutto sommato giustificato, ma che alla fine rischia di essere troppo facile, oppure per converso in una forma di entusiasmo tecno-soluzionista, per cui gli schermi sono la soluzione di tutti i nostri problemi, il digitale è la soluzione di tutti i nostri problemi. C'è una via intermedia. In conclusione, voglio dire, per esempio, il progetto che abbiamo con il Collège de Bernardin sull'umanesimo digitale è un tentativo, con uno sguardo diverso dal libro, o disassato rispetto al libro che abbiamo fatto con Mauro, è un tentativo di uscire da questa contrapposizione tra la cultura del libro e la cultura dello schermo, e dal pensare che la cultura dello schermo debba essere per forza una cultura disumana, o comunque che disumanizza. Io non sono così convinto che si possano valorizzare degli elementi, delle controcondotte, delle cose che stanno emergendo, che ci fanno vedere che noi non siamo soltanto soggetti al potere, ma sugli schermi siamo anche soggetti del potere. Cioè abbiamo anche una nostra soggettivazione, soggettività, e possiamo fare delle cose senza arrivare alle esacerbazioni politiche della e-democracy, della disintermediazione, eccetera, ma c'è una potenzialità di azione politica che io trovo interessante, e che fa i conti appunto col fatto che siamo sempre comunque dentro comunità di attenzione, anche quando guardiamo queste cose da soli. Mi fermo. Grazie. Grazie per questo intervento ricchissimo. Come sempre succede, lo ascoltano Graziano, si spazia tanto, però si arriva anche a una sintesi che dà una lettura. No, non ho avuto tempo a rendere onore veramente alla mia presenza qua. No, assolutamente. Sono anche un po' mortificato. Come sempre, hai onorato benissimo, hai interpretato benissimo questa occasione. Deborah,
Allora, anzitutto grazie mille. Scusatemi se sono da remoto, ma quest'anno sembra la mia condizione purtroppo. E, no, ti avrei rivisto volentieri anche dal vivo tridimensionale. E, hai dato tantissime sollecitazioni, ti ringrazio, ci sarebbe tantissimo da dire. Mi focalizzo su due aspetti principali. Uno, il ruolo dell'educazione. Perché come nell'ambiente medievale, così oggi di fronte agli schermi e all'uso di strumenti di intelligenza artificiale o di tecnologia avanzata, il problema non è mai solo lo strumento in sé, o assolutamente non lo è, ma la qualità dell'uso, il modo in cui l'utente si interfaccia con questo oggetto, con questo strumento. Ovvero con quale capacità non solo di distanziamento, ma anche di lettura critica. Cioè lo guardo o ne fruisco, non so, se entro in una bella chiesa con delle bellissime storie, non immagini, ma storie, giustamente dicevi. Mi lascio, come dire, anche in prima battuta forse anche affascinare dalla bellezza di alcune di queste immagini, dai colori utilizzati e così via. Poi cerco di interpretare il loro contenuto. E poi però c'è un momento in cui in teoria lo spettatore dovrebbe anche porsi una domanda, non so il perché certe cose vengano raffigurate in un modo piuttosto che in un altro, o il perché vengano raffigurate proprio quelle storie e non altre, e così via. E lo stesso in teoria potrebbe avvenire di fronte alle immagini che passano negli schermi. Però c'è una differenza, secondo me, sostanziale tra l'oggi e lo ieri. Le immagini di ieri erano necessariamente inferiori di numero. E soprattutto non erano immagini che venivano a noi, erano immagini che noi incontravamo. Siamo noi che ci rechiamo, non so, in una chiesa, in un bel palazzo e così via, e andiamo incontro all'immagine. Noi adesso siamo circondati da immagini, dai cartelloni pubblicitari per strada, che quindi volenti o nolenti vediamo, dalla pubblicità nei negozi, per non parlare poi di tutta questa tecnologia che utilizziamo quotidianamente e che è parte della nostra vita. Quindi una domanda era anzitutto rispetto a questo ruolo dell'educazione, come cambia la modalità di fruire di queste immagini e come cambia la nostra esperienza dell'immagine stessa. Poi è chiaro, qui c'è anche un problema, non tutte le immagini di cui noi oggi siamo fruitori sono necessariamente immagini che hanno un intento pedagogico di qualche tipo, spesso, come diceva prima Massimo, vogliono creare dei consumatori, non creare degli utenti con una riflessione critica. E poi una seconda questione che ti volevo porre è relativa a quella degli immaginari. Nel senso che è vero, allora, quando ero piccola si diceva meglio leggere un libro e poi dopo andare a vedere il film al cinema piuttosto che andare al cinema e poi leggere il libro dal quale il film è stato tratto. Perché? Perché la lettura delle parole in qualche modo stimola l'immaginazione del lettore, mentre quando abbiamo un'immagine già bella e pronta diventa molto più difficile ripensare quella scena attraverso nostre immagini, attraverso la nostra fantasia. Però volevo fare un passo ulteriore sulla creazione dell'immaginario. Comunque le immagini, diciamo quelle più lente del passato, sembravano forse più abili alla costruzione di un immaginario, forse perché anche l'intento e la qualità dell'immagine stessa era in qualche modo focalizzata su quello scopo. L'immagine aveva la funzione, non so, di insegnare qualcosa o di dichiarare qualcosa. Pensiamo agli stemmi di fronte ai palazzi nobiliari, in qualche modo era la targa che diceva questo palazzo appartiene a questa famiglia. Quindi dicevano, lanciavano un messaggio. Oggi spesso, e quindi da lì poi potevano creare anche un immaginario in chi assisteva. Oggi noi questo sovrappiù di immagini, come lo viviamo veramente?
anche rispetto ai nostri immaginari, che forma danno ai nostri immaginari tutte queste quantità di immagini e quanto siamo riflessivamente autonomi e critici. C'è poi anche un'altra questione, sappiamo, tante volte io vedo bambini ipnotizzati davanti allo schermo, allora generalmente un quadro, per quanto bello, può avere un effetto ipnotico, le immagini su uno schermo lo hanno. E spesso si rimane di fronte allo schermo anche quando si è stanchi morti, perché in qualche modo si viene attratti dallo scorrere delle immagini, dalla luce sullo schermo, dai colori e così via. È anche una curiosità morbosa di continuare a cercare qualcosa in questa carrellata di immagini, di notizie, di elementi che ci vengono proposti. E quindi mi chiedevo effettivamente quali sono le strategie che possiamo avere per uno sguardo critico rispetto alle immagini di oggi, al fine di mantenere un'autonomia, un'autonomia è una parola forte, però di avere una capacità critica nella creazione dei nostri immaginari, e quali possono essere i criteri che ci possono aiutare a discernere come guardare queste immagini e quali eventualmente selezionare, guardare, soffermarci, avendo anche il coraggio di dire no, questa cosa non mi interessa, è troppo. Ecco, non so se sono stata chiara. Sì, 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 molto chiara, molto chiara. Grazie, grazie Debora, che hai assunto effettivamente anche il ruolo. Posso rispondere subito? Sì, 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 perché sono due questioni, peraltro, che mi interessano anche moltissimo, mi piacerebbe riuscire a confrontarmi anche per imparare, perché sono questioni su cui secondo me in questo momento, non solo per le immagini sugli schermi, ma in particolare per le intelligenze generative, siamo in una situazione di grande ridefinizione dal punto di vista educativo. Cioè, entrambe queste cose richiedono una grande ridefinizione educativa. Cioè, cosa vuol dire lettura critica? Intanto ti direi, sicuramente le immagini non sono lo strumento, bisogna imparare a non pensare come degli strumenti. Gli schermi non sono degli strumenti, ma tutte le tecnologie non sono strumenti. Questa lettura heideggeriana dell'utilizzabile, che tra l'altro ha avuto una certa rilevanza nella filosofia della tecnica, quando mi sono formato io, la filosofia della tecnica era la filosofia della tecnica di Habermas, di Ellul, di questi che avevano in qualche modo riassorbito, scusate, di Heidegger, che avevano in qualche modo assorbito questo discorso. Io penso che oggi sia estremamente importante rendersi conto che tutte le tecnologie sono strutturalmente fenomeni umani, non l'artificiale è contrapposto al naturale. Artificiale è una delle manifestazioni del naturale. L'uomo ha utilizzato, ha fatto, ha prodotto, si è fatto condizionare, è stato prodotto da questa sua capacità tecnologica. Questo sia dal punto di vista antropologico, l'ha mostrato Leroy Burin, sia tutta quella riflessione francese, penso Canguilhem, Simon Donne, tutti questi autori che ci hanno mostrato come, se noi guardiamo le tecnologie soltanto in termini strumentali, sbagliamo bersaglio, perché pensiamo che basta cambiare strumento e abbiamo risolto il problema. Le tecnologie, il problema del rapporto con la tecnologia non è bloccare la tecnologia, cercare di usarla il meglio possibile, diciamo così, se c'è una cosa sbagliata, provare a inventarne un'altra che va meglio. È molto più complesso questo problema, quindi l'attitudine critica nei confronti degli schermi può partire a diversi profili. Il primo grande profilo è il fatto del capire che si ha un'attitudine critica se si guarda insieme. Pensiamolo dal punto di vista educativo. Chi di noi ha famiglia sa benissimo cosa vuol dire. Cioè, io mi ricordo quando le mie figlie erano piccole quanto era importante, di fronte a certe scene, di fronte a certe situazioni, spiegare che cosa stava succedendo. Spiegare perché, non so, spiegare che quella persona muore per finta.
spiegare che, invece sembrano delle banalità, però sono, diventano, spiegare che la violenza lì non è violenza vera, che il sangue non è sangue vero. Allora, questo fatto del guardare insieme, cioè di creare questa circolazione per cui l'immagine non ha la sua, non si lascia all'immagine un'autonomia di senso tale per cui possa avere poi una capacità di assorbirti totalmente. Questo guardare insieme, secondo me, è una strategia, diciamo così, pedagogica estremamente importante, che vale poi per la scuola. Noi viviamo in una scuola in cui siamo arretratissimi dal punto di vista della, dell'educazione all'immagine. L'educazione all'immagine è la storia dell'arte ancora. Ma ragazzi, cioè siamo fermi a una situazione di 70 anni fa. Poi arriva il barocco. Sì, beh, magari adesso no, sei fermo lì, adesso con gli obblighi del programma si arriva alle avanguardie storiche, però ti assicuro non si va più là. Ma il problema non è quello di educare la nostra coscienza estetica. L'educazione alla coscienza estetica è una cosa, l'educazione critica nei confronti delle immagini è un'altra. L'educazione all'attitudine, perché l'educazione della coscienza estetica è un'educazione allo sguardo, al modo con cui guardi, e normalmente parte da quel presupposto dell'estetica settecentesca per cui le immagini belle sono separate dalla vita, e quindi sono quelle robe che si tengono nei musei, sono quelle robe che vanno distinte dalla vita quotidiana. Mentre l'educazione alla dimensione visuale dello schermo è un'educazione al guardare che non deve porsi innanzitutto il problema se sono belle o sono brutte esteticamente, deve porsi il problema di che cosa significano, come dici giustamente tu, cioè una sovraesposizione alla violenza dal punto di vista dell'impatto che ha sulle nuove generazioni, una sovraesposizione alla sessualità. Pensate cosa vuol dire la pornografia da questo punto di vista, no? L'impatto che sta avendo la pornografia sull'educazione del sentimentale, chiamiamolo in termini molto generali, sull'educazione sentimentale delle generazioni che hanno potuto accedere alla pornografia mainstream gratuita. Anche lì, certo, quello per esempio è un tipico esempio di cosa che si guarda da soli, ma anche lì il punto sarebbe riuscire a capire come si può intervenire per far capire che e lo sguardo una certa distanza, che, prima parlavo di uno scarto, che è un tipico concetto fenomenologico, no? La Montaigne e altri filosofi dell'immagine usano questa parola per dire, da una parte per interpretare la differenza che stava già nella tradizione ebraico-cristiana tra l'idolatria e la proscrisi, la venerazione, perché l'idolatria era l'appiccicarsi all'immagine fondendosi con essa. La venerazione era sapere la distanza di avere un'immagine davanti che rappresenta qualcosa ma rimanda sempre oltre sé, no? da Basilio di Cesarea, nel commento al trattato sullo spirito, che dice l'immagine passa cioè lo sguardo passa dall'immagine al prototipo. Fino alla ripresa che fa di questa cosa qui tutta la tradizione bizantina del IX secolo, e lì c'era sempre questo tentativo di dire l'attitudine critica si costruisce con la creazione della distanza. Noi quando e come la creiamo la distanza? Io l'unico strumento che riesco a vedere è questa idea del guardare insieme commentando, del discutere l'immagine. E questo ci permette, dal punto di vista educativo, di pensare a un'altra educazione all'immagine che non è quella estetica. È un altro tipo di educazione che manca totalmente, ma che sarà per forza necessaria. E la stessa cosa vale per il discorso dell'immaginario. Io sull'immaginario ho una
diciamo così, una lettura un po' diversa da quella che mi stai dicendo tu, nel senso che quel tipo di concezione dell'immaginario legato all'immaginazione creativa, che è quella di Castoriadis, eccetera, è sicuramente un elemento della creazione degli immaginari, ma gli immaginari non sono soltanto, diciamo così, l'immaginario vivente della creazione, ma sono anche la condivisione, quella che io chiamo comunità degli sguardi o comunità dell'attenzione, è l'immaginario. Cioè l'immaginario è quella dimensione che, non so, Régis Debray chiamerebbe l'ideologique, cioè quel consenso che a un certo punto si crea intorno a delle forme di interpretazione del mondo a cui noi diamo una conformazione, che normalmente è una conformazione che nel nostro cervello funziona come immagine. Allora, da quel punto di vista, l'immaginario, diciamo, non, anche questo tipo di immagine degli schermi produce immaginari. Certo, sono immaginari che diresti tu, non sono immaginari creativi, sono immaginari del consumo, ma sono immaginari che possono essere contestati non tanto o soltanto perché non sono creativi, ma possono essere contestati con la creazione di un consenso di immaginari alternativi. Capisci? Cioè, a me interessa molto questo discorso come l'ideologia. Oggi noi chiamiamo ideologia, in fondo, un determinato consenso che abbiamo che creiamo a livello sociale e a livello comunitario o di condivisione. Il meccanismo marxista della critica dell'ideologia come capovolgimento è un meccanismo impossibile in questo momento. Cioè, è quel meccanismo che presuppone il fatto che esista un qualche cosa di vero davanti a te, che è stato mascherato attraverso... Sapete che Marx usa una metafora ottica molto interessante, quella della camera oscura, no? Per descrivere l'ideologia, no? Dice che, come nella camera oscura, le immagini vengono capovolte, noi quindi abbiamo bisogno di rimetterle nel verso giusto. Allora, in realtà io penso che tutto questo discorso degli immaginari, di cui io ti dichiaro subito sono molto più vicino alla lettura di Charles Taylor che non a quella di Castoriadis, più vicino alla lettura di Debray e di questi autori che parlano appunto di ideologia di consenso. Noi oggi il nostro problema non è capovolgere perché sappiamo esattamente qual è l'alternativa. Il nostro problema è coltivare delle controcondotte, coltivare delle costruzioni di consenso che cambino gli immaginari laddove, ma ci sono quegli immaginari, cioè gli immaginari creati dal consumo, sono immaginari, non sono meno immaginari degli altri perché non innescano immaginazione. La innescano come? È un'altra forma di immaginazione, non è l'immaginazione creativa, ma la innescano come? Tant'è che diventano ossessivi, diventano... non so se mi sono spiegato, però è un problema molto complicato. Cioè, secondo me abbiamo due visioni, cioè partiamo da due... diciamo, sus differenti di che cos'è l'immaginario. Può essere che se poi discutessimo di più ci accorgeremmo che in realtà si intrecciano. Sì, scusami, Massimo, posso fare solo un'annotazione in calcio? Sì, assolutamente, assolutamente. Abbiamo la sala fino alle 8, ma direi che siamo su un punto molto... No, non prenderò tutto questo tempo, no. Ti ringrazio anche per questa precisazione, perché... Ok, no, ti ringrazio per questa precisazione, perché in effetti nei miei scritti spessissimo ho fatto ricorso agli immaginari sociali di Charles Taylor, proprio nella direzione che dicevi tu. E suppongo che in realtà il mio processo mentale volesse significare una cosa di cui forse divento consapevole mentre ne parlo adesso, ovvero che
che c'è un immaginario che ci riguarda come individui, e un immaginario creativo, no? Quello del bambino che legge il libro e in qualche modo sviluppa un'immaginazione, si crea un immaginario, quello che sia, e un immaginario invece politico, che è un immaginario appunto condiviso, che diventa quello sfondo di significato a partire dal quale poi si muove tutto il resto, politicamente e socialmente. E questo in fondo è anche, se vogliamo, la bellezza e il limite di quando ci confrontiamo con altre culture, in un contesto di immigrazione, dov'è che avviene, diciamo, il conflitto? Negli immaginari, in tutti quei presupposti che vengono considerati predati, assodati, e che poi di fatto nella realtà, nel confronto, è così. Quindi forse un tema di cui mi piacerebbe parlare con te magari in altra occasione, sarebbe anche su un'eventuale riflessione su come gli immaginari creativi possono intervenire, impattare o trasformarsi in un immaginario sociale del genere. E quindi quale può essere di nuovo un contributo critico dell'individuo nei confronti di questi immaginari, perché l'immaginario sociale sì, diventa quello sfondo comune che crea comunità anche, quindi qualcosa di positivo, ma può anche trasformarsi paradossalmente in pregiudizio, in qualcosa che smette di vedere la realtà e che quindi la prefabbrica e la propone come un qualcosa di predato, ma predato ormai acriticamente, nel senso che non ci sono più quelle condizioni a partire dalle quali il giudizio si era formato. Ecco, e qui mi taccio perché immagino che ci siano altre persone che vogliono. No, molto interessante. Poi ha delle, diciamo, delle conseguenze molto importanti anche per fenomeno centrale anche per le cose di cui si occupa la Fondazione Bruno Kessler, perché diciamo questi immaginari, questo senso comune e anche questa sorta di mediocrità, no? Poi viene riversata in questi nuovi modelli di produzione sia linguistica che di immagini, no? Avrete sicuramente visto questa produzione di ufficiali nazisti di varie etnie che sono stati prodotti da Gemini, che è il modello di intelligenza artificiale di Google, che ha assorbito un'etica woke, per cui qualunque cosa tu gli chiedi di rappresentare, loro devono rappresentare, diciamo, una varietà di etnie diverse, però hanno rappresentato anche i nazisti. Comunque, così è. Io vorrei tornare un momento su questa dimensione critica che tu hai così sottolineato, insomma, un po' come una, diciamo, una risposta ai limiti che incontriamo nel guardare gli schermi, nel digitale e così via. E mi chiedo se non la si possa chiamare una funzione, cioè se non si possa recuperare la dimensione interpretativa, la dimensione dell'interpretazione, sulla quale noi abbiamo anche molto lavorato l'anno scorso. Perché mi viene da dire, tornando anche all'intervento di Mauro Carbone, a questa dimensione dell'eccedenza, lui metteva in evidenza il discorso della verità. Allora, la questione è proprio questa. In quello che noi vediamo sugli schermi, oggi c'è questo enorme problema di dire appunto quanto è vero l'immagine, dell'immagine che viene data, ma anche della notizia che arriva, il fake news, no? Come facciamo ad interpretare? Sono d'accordo con te che la dimensione comunitaria è fondamentale, cioè è quel qualche cosa che ci consente di destrutturare, di decostruire appunto una dichiarazione, un'affermazione, un passaggio che noi potremmo ritenere sul momento come un passaggio, un'affermazione, una dichiarazione, un'immagine vera. Perché penso che probabilmente un'educazione all'interpretazione è forse l'altra modalità, no? Di pensare al rapporto con le immagini, col digitale. Cioè, che cosa significa ripensare oggi l'interpretazione a fronte di questi nuovi, chiamarli mezzi appunto è riduttivo, a fronte di questi nuovi scenari nei quali noi ci muoviamo e continuiamo appunto ad informarci, a leggere, ad apprendere, a
in qualche modo a ragionare, allora come potrebbe tornare in campo l'interpretazione, che rimane sempre una grande risorsa grandissima dal mio punto di vista, certo. La ermeneutica, diciamo, certo, cosa ci puoi consegnare, se vogliamo. Ma magari se possibile di spazio nell'interpretazione, ecco, al proposito del ha parlato il professor Lingua, ha utilizzato come termine implementazione, che si può leggere in parallelo col tema dell'eccedenza. E parlando di Gregorio Magno... Scusa, col tema dell'eccedenza, di cui parlava il professor Carbone. Sì. Ecco, a questo proposito, appunto, parlando anche di Gregorio Magno, non può non venire in mente la nuova strategia ermeneutica anche di Gregorio Magno, che rifacendosi alla tradizione alessandrina virginiana, parla di una crescita continua, no? Certo. Del lettore e della scrittura. Ecco, quindi questa nuova interpretazione mistica, questo nuovo dispositivo mistico della lettura, mi pare tagliarsi bene, no, anche a quello che diceva a proposito di questa fusione con l'immagine, cioè di questa doppia strutturazione. Ecco, in effetti penso anch'io che sia molto importante recuperare allora a questo punto la dimensione ermeneutica interpretativa. E non potendola slegare a questo proposito dalle origini sacrali, no? del sacerestos del temnos, no? Del separato, tenendo conto che questo aspetto sacrale dello schermo mantiene sempre in sé una quota di inesplosa, una quota opaca che in tutte le mistiche, in tutte le altre interpretazioni comunque si ritrova, che è questo aspetto anche anarchico. Ecco, con tutti i problemi legati a questo problema, no, dell'anarchia, dell'assenza di fondamenti, della decisione stessa che decide di tagliare in quel punto e non in un altro. Allora, una nuova educazione all'interpretazione, una nuova educazione all'ermeneutica, che sappia contenere in sé, che sappia utilizzare uno sguardo diverso, uno sguardo mistico, il mistico in un certo senso è anche un'educazione allo sguardo. E certo, no, per anticipare con dopo Jean Gerson, una cognizione sperimentale, quindi una vera che fare con un'esperienza. Come interpretare questa esperienza? E questo secondo me che lascia aperto anche questo doppio piano di unificazione di questo doppio piano. Forse più una suggestione. No, è molto interessante, poi... Io tra l'altro sono anche il direttore del centro Parkinson, che sarebbe il grande centro che dovrebbe difendere in Italia l'ermeneutica filosofica, quindi è paradossale che io sia direttore del centro Parkinson, cioè, la mia lettura dell'ermeneutica è molto particolare, come succede tutte le volte in cui uno si forma in una scuola e poi per diventare grande deve prendere distanze, altrimenti... Allora, la dimensione interpretativa rispetto alla funzione critica che essa può avere, per me, io devo confessare la mia formazione filosofico-politica è molto precisa, e oggi è in grandissima crisi il modello su cui mi sono formato io, perché io mi sono formato, diciamo, sui dibattiti degli anni 80, inizio 90, sulla ragione pubblica. Quindi su questa idea che la critica sociale, la critica politica era prodotto di argomenti che venivano contrastati l'uno con l'altro, che erano argomenti sicuramente legati a un bisogno del miglior modo di interpretare una determinata cosa, un fenomeno, un'azione, una pratica, eccetera, ma che partivano dal presupposto che si poteva trovare un'intesa, si potrà trovare un consenso. Oggi noi siamo in una situazione per cui, perché è la sfida dell'ermeneutica è più difficile nel contesto in cui l'ermeneutica era la coinè, perché noi oggi siamo in un contesto di frammentazione degli immaginari, di frammentazione di questi consensi comuni, di frammentazione dei pubblici. Oggi non si può più parlare di pubblico e privato, si parla di pubblici e di personali, perché il privato, la privacy nella formula, diciamo, che abbiamo studiato noi quando studiavamo informatica giuridica, oggi non esiste più, perché proprio la dimensione espositiva del singolo sullo schermo fa sì che noi battiamo tutto sullo schermo
e poi non si capisce neanche più che cos'è privacy. Cioè, se io metto una foto con mia figlia sullo schermo e lei mi dice: ah, ma papà, hai pubblicato una cosa e io non volevo pubblicarla, perché succede moltissimo, no? Il padre, questo come si chiama? Lo sharing degli aspetti sharing, esatto. Che è su cui c'è una discussione enorme anche dal punto di vista proprio filosofico politico. Allora, noi oggi siamo in un contesto in cui c'è una dimensione egemonica della sfera pubblica, prevale una dimensione dove la conflittualità è, pensare, non so, a autori come Pascal Mouffe, per dirvi altri autori che Ungureanu, questi autori che si hanno sottolineato molto il fatto che noi non siamo più in grado di costruire dei consensi, quindi anche il nostro sforzo interpretativo è uno sforzo egemonico, cioè uno sforzo, non è più mettiamoci d'accordo su qualcosa cercando la migliore interpretazione, ma la mia interpretazione vale, la tua non vale. E la polarizzazione di cui parlavo prima è uno di questi fenomeni. Allora, riscoprire questa dimensione dell'interpretazione e della qualità dell'interpretazione, secondo me, dovrebbe anche portarci però a riscoprire a provare a ripensare un problema che è il problema del consenso, che oggi si genera non più su argomenti ma su altre cose, su visualizzazione, leadership, aspetti su cui io non so se sia possibile intervenire o se dobbiamo semplicemente prendere atto che c'è stata una trasformazione di questa natura, che rispetto a cui forse ci sarà solo da aspettare che passi la Buriana. Da questo punto di vista sono veramente preoccupato, perché nel modo con cui io ho pensato queste cose, gli autori che ho studiato, i post-bernassiani francesi, Ferri, Rawls, tutti questi autori qua su cui io ho fatto i miei studi negli anni 90, oggi anche lo stesso Habermas, non hanno più senso, sembra non avere più senso, perché il problema dell'interpretazione non è solo l'interpretazione personale, è di nuovo sempre un problema di rispetto agli schermi, alle immagini, come possiamo far valere dei criteri critici di interpretazione. Per farli valere dobbiamo entrare in una confrontazione. Se gli spazi che si stanno creando non sono spazi di confrontazione, ma sono spazi egemonici, che significa spazi dove la visibilità, l'appartenenza, il gridare più forte, l'usare simboli. Pensate con un uso, visto che siamo in un istituto che si occupa di questioni religionistiche, l'uso politico dei simboli religiosi. Da questo punto di vista, il perdersi totalmente, il fatto che si sia persa totalmente la dimensione della credenza individuale, della valenza, diciamo così, di coscienza individuale rispetto a questo, e si sventolano rosari, evangeli e cose di questo genere, è di nuovo meramente egemonico, è di nuovo meramente legato a un certo modo di escludere la possibilità di creare consensi interpretativi, per cui interpretazione oggi ha bisogno di un contorno, di un fuoricampo, potremmo dire. Ma ermeneutica nuova. Questo avrei un contrappunto e poi mi fido. Sì. Cioè, mi chiedo, perché penso anche alle esperienze semplici che prima mi avevamo fatto di dire, ti metti davanti a uno schermo con i figli e gli dici: guarda che questa cosa è finita. Mi chiedo se sì, rispetto a dinamiche più ampie e anche più problematiche da guidare, come la costruzione del consenso piuttosto che inserimento di
notizie che, cioè diciamo, in qualche cosa che faccia un po' di parlare di controcondotte. Mi viene da dire come si fa ad entrare, cioè quello che io sto pensando, perché è un pensiero che ho su tanti altri ambiti, anche il mio, no? Più settoriale, è quello di dire: non è che forse noi dobbiamo continuare a mediare delle forme di partecipazione virtuale con delle forme di partecipazione reale, che è quello che stiamo facendo anche noi qui, no? Perché è un po' come dire: non è che il virtuale non funziona, ma stiamo andando in quella direzione, come stiamo osservando tutti, qualcosa è già svittato o shiftato in un'altra direzione. Però io osservo delle controtendenze, se guardo la realtà. Cioè, il dire, per esempio, l'elemento politico, se tu lo guardi online, ha una certa forma, anche esperienze di partiti che si sono presentati come eminentemente, diciamo, virtuali o digitali, e prevedono forme di partecipazione su piattaforme digitali. Ma viceversa, se noi ci guardiamo intorno, vediamo che all'improvviso tornano delle forme partecipative che ricorda a me a volte anche tempi molto basati, cioè di nuovo delle pratiche di confronto, delle pratiche di ritrovo, a partire dei tavoli di confronto. Cioè, dopo il Covid, dopo tutto il digitale che abbiamo dovuto fare, abbiamo anche molto bisogno di qualcosa di diverso. E allora mi viene da dire, non è che forse vanno pensate di più delle forme miste, cioè la forma della famosa ibridazione, no? Cioè le forme ibride sono questo, di dire tu una parte la tieni in virtuale perché è anche inevitabile, ci sono i nostri mezzi oggi di comunicazione, di confronto, di scambio, ma una parte invece la mantieni con una forma di partecipazione più diretta, più in presenza, più in confronto con, che probabilmente può creare anche quelle controcondotte che non, magari io non le chiamerei controcondotte, che mi sembra un po', ma delle co-condotte. Abbiamo delle condotte digitali e vicino ci mettiamo qualcosa che non sia solo virtuale. Qualcuno in ambito pubblico mi diceva, qui ci vediamo arrivare, con responsabilità politiche, ci vediamo arrivare tutta una serie di messaggi nei quali ci sentiamo dover risolvere degli enormi problemi, prendere delle enormi decisioni che magari riguardano una comunità, tutto tramite dei messaggi che poi alla fine si vanno in un loop, no? E viceversa, appunto, io mi chiedevo, ma quando potrebbe essere utile rimettersi intorno a un tavolo, quando i problemi sono grandi? Perché? Perché tutto sommato il confronto digitale ha delle caratteristiche che secondo me sono straordinarie, le abbiamo tutti provate. Ma quello reale, o quello diciamo vis-à-vis, nel quale non riceviamo un pacchetto già pronto, ma ci mettiamo ad interagire un po' come l'adulto col bambino, crea una comunità, crea una forma di comunità che secondo me può rappresentarsi, può creare qualcosa di, può compensare certi aspetti. Dobbiamo andare alla sua conclusione. Io vorrei, diciamo, apprezzo moltissimo l'apertura che è manifestata in molti, devo dire anche con un orizzonte di se non altro, forse non di speranza, ma di possibile costruzione. Diciamo, il problema mi sembra essere che partiamo da un punto di vista che è già socializzato rispetto a queste pratiche. Cioè, le tendenze sociali, statistiche, non tanto in Italia, ma pensiamo agli Stati Uniti, mostrano che per la maggior parte dei nativi digitali e adolescenti la scuola è l'ultimo luogo di socializzazione. Le palestre sono declino come luoghi di aggregazione. Il numero dei ristoranti nelle città statunitensi o comunque nella provincia che non sia New York, San Francisco, è in una impicchiata totale, perché per una serie di motivi possono essere sorretti da retoriche di vario tipo, troppo una pesante per quello che ci mangiano, inquinato e per l'ambiente, eccetera, però non ci si va più sostanzialmente. Credo nel 2021 il numero di coloro è stato appunto il numero di cittadini statunitensi che avevano qualche forma
di vita religiosa comunitaria è diventato una minoranza rispetto al resto della popolazione. Quindi, purtroppo tutti gli indicatori ci dicono che questa aggregazione, se esiste, è sempre meno embodied, è sempre meno fisica, e che purtroppo l'aggregazione online funziona soprattutto per coloro che l'hanno vissuta embodied precedentemente, ma per coloro che non hanno mai avuto esperienza, purtroppo non funziona così tanto, perché non sono mai andati al cinema, non sono andati mai in una palestra, non sono andati mai in un teatro, non sono stati mai in una piazza con degli amici, non sono stati mai sul muretto, non sono mai andati al ristorante con degli amici, è una cosa che è abbastanza difficile da immaginare, ma che però si sta effettivamente manifestando. Ed è quindi, rispetto anche a questo, a questa, come dire, questo taglio demografico e sociologico, che bisogna tarare anche queste proposte, cioè vanno recuperati, vanno proprio reiniziati in qualche maniera a uno stare insieme anche embodied, no? Che non sia risentato. Io devo dire che quando si è passati dal lockdown al post-lockdown, credevo che ci fosse un'invasione delle lezioni in presenza, e invece non è stato così. E questa cosa mi aveva impressionato. Adesso un po' per volta si è tornati, ma io vedo per esempio il mio corso, io se non lo faccio anche blended, cioè arriva la gente che non si inventa le cose, e per cui lo faccio blended sempre. C'è questa dimensione, io non so come ci sono le forme educative istituzionali, il fatto che a scuola ci devi andare, adesso. Quello può essere una cosa. Sicuramente le comunità religiose anche in Italia hanno perso tantissimo, perché il fatto che si è smesso la messa in presenza, per dire, le comunità cattoliche, ma sentivo anche la comunità di valdesi delle nostre valli, io ho molti amici pastori, mi dicevano che anche loro hanno avuto un calo proprio di gente che frequenta, che sono, in realtà non, potrebbe anche non essere un radicale calo di diciamo così, di credenza o di no, infatti è proprio un problema di socializzazione. È vero che anche i pensatori, diciamo così, laici o persino atei, cominciano a dire, ma questo, quello, per esempio, nel contesto statunitense, era forse l'ultimo baluardo del luogo in cui ci si allenava a un certo senso civico. Sì. L'ultimo baluardo. È finito quello, non lo so. Ma guarda, questo secondo me è il gran problema che dicevo prima della frammentazione in pubblici della sfera pubblica, cioè tutto il grande discorso su cui si è costruito il pensiero liberale, liberal democratico, oggi è veramente una questione. Comunque un modesto contributo possiamo darlo andando a cena. Se dovete scusare. Ma posso però solo dire una cosa sull'anarco, per onorare la sua domanda sulla questione mistica e anarchica. Bisogna vedere come leggiamo questo discorso anarchico. Se il discorso anarchico è proprio il discorso tipo la Schumann dell'anarchè, cioè della perdita del discorso dell'archè o della contestazione del discorso dell'archè, secondo me da questo punto di vista ci sono anche delle spinte interessanti, cioè, è vero che sono tutte questioni molto minoritarie, io lo capisco quando parlo di controcondotte, attenzione a queste forme di resistenza che non si arrende semplicemente. Sì, come idea, diciamo, ma quello a me era venuto in mente, non so perché mentre parlavi mi viene in mente questo film terribile che è venuto come miglior film straniero, l'Oscar, La zona di interesse.
in cui sostanzialmente c'è una famiglia che vive, diciamo, al lato di, a fianco a un campo di concentramento, e non ne vede nulla, ma il suono del film fa penetrare questa realtà, la realtà della Shoah, dentro questa famiglia. Ed è molto interessante, secondo me, mi piacerebbe che lo vedessi per darne anche una tua lettura teologica, perché lì la verità arriva dall'udito, perché tu non puoi smettere di ascoltare, non puoi smettere di sentire, puoi chiudere gli occhi, ma non puoi chiudere le orecchie. In qualche modo mette al centro questa questione che riguarda anche lo statuto dell'immagine oggi, e che forse, come dire, apre un altro canale di esistenza, cioè si parla sempre più di voce, si parla sempre più di risonanza, si parla sempre più di una dimensione che forse, come dire, costituisce anch'essa una specie di alternativa. Ma infatti, secondo me, la questione della voce è un aspetto molto, molto importante. Perché cioè, ridurre la questione della voce ai chatbot, a Alexa, queste cose, non è mica corretto. Cioè, tra l'altro, è una dimensione che anche rispetto al problema della persona, rispetto al problema ai problemi etici, sia individuali che collettivi, è molto, molto interessante. Lo guarderò senza dubbio. Grazie, Cristiano. Grazie a voi. Mi dovete scusare se non vengo a cena con voi. No, hai degli obblighi. Ma tengo a fare. Grazie a tutti. Se non tutte, approfitto a te, quando vengo qua, non viene più da me. Mi manca moltissimo la conversazione. Senti, allora, mi prometti che domani mi guardi. Grazie. Grazie molte.